era. Cazzata. Rovinato la gag, basta, fine, morta. Mi sono dimenticato di spegnere la luce. F video, ok. Perfetto, bene così, iniziamo da Dio, ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Fabrizio, ciao Leo. Ciao Leo, come stai? Cazzo, quanto tempo, madonna santa. I miei mod a volte ritornano. Sì, comunque ho fallito la gag miseramente. Ciao Sperma, forse ti vengono... bravo, bravissimo. Tardo ovviamente. Ciao Antonia, come stai? Ciao Ciumando. No, tantissimo, sì, lasciamo stare. Solo perché non avevo niente da mangiare per cena, eh. Perché sennò era un altro discorso. Ciao Chiarez, timidina. E stasera, da stasera in poi, avremo con un ospite speciale. Non fatevi a... Che cazzo è la luce? Ah, perché l'ho spostata. Non fatevi odiare dal suo volto dolcino. In realtà è solo un povero stronzo come me. Ciao, ciao, sono Mire Vegano. Detto anche Edgar. Allora ragazzi, nel frattempo ho l'acqua che bolle perché... E siamo qua per andare avanti con Resident Evil. Ovviamente non mi ricordo più dove sono arrivato l'altra volta, però... Ok. E di conseguenza andremo a scoprirlo, tra l'altro con un chilo di barba in meno. Si vede il collo perlomeno, perfetto. E non so perché, ma questa mi sarà data per... Aspetta. C'è un rumore. C'è un rumore di tastiera che batte nell'ombra. Quel rumore da dove proveniva? Chi era a produrre quel fastidioso suono? Non lo so. Ok, perfetto. Andiamo ad incominciare, dai. Devo cambiare scena però. Allora, si accettano scommesse su cosa si vedrà? Tra 3, 2, 1. Ah! Ok, non è verde. Non è verde, però è piccolino. Ma succede solo con l'Xbox, sta cosa qua. C'è qualche impostazione sbagliata. Vabbè. Sto gazzata. Nel frattempo l'acqua. Allora, ciao Vane, come stai? Stasera non so se vedrò la live, visto che mi lag in continuazione. Allora, stasera c'è la possibilità, in teoria, di abbassare la qualità del video. Per cui potresti fare una prova. Tutti quality, incredibile, ragazzi. Allora, il teino. Sta guardando il tour a Tokyo del Mochi. Il primo o il secondo? Cioè, Natale a Tokyo o Lost in Tokyo? Tanta roba tutti e due. Lost in Tokyo... Su un altro livello, chiaramente. Ecco, ecco. Comunque, ecco, dopo la live... Lost in Tokyo. Dopo la live faremo un po' di just chatting. Non so quanto giocheremo stasera, perché sono molto stanco in realtà. Stanotte non ho dormito tanto bene. O tanto, per la precisione. Quindi ero sveglio e spammavo su Telegram. Quindi, ecco. E vediamo. In realtà ho voglia di giocare, però sono stanco, però boh. Comunque ecco, dopo faremo un po' di just chatting. Guarderemo un video. E vedremo. Vale. Bene. Comunque ragazzi, come state? Come state? Datemi un po'. Io ho dormito un'ora. Sperma frustai, hai rotto il cazzo. Dai, per favore, ma si sente? Si sente molto basso, quindi... Perfetto. Tra l'altro, mi sono dimenticato ancora di disattivare i suoni dell'Xbox, per cui... Sì. Mi assorderanno ogni volta che sbloccherò un obiettivo. Un attimo, il microfono. Allora, l'altra volta, se non sbaglio, avevamo trovato il secondo medaglione. Sì. E non mi ricordo più. Adesso. Ah, c'era. Avevamo trovato il leaker. Gli aveva scaricato 20 colpi addosso. Non è. E ok. Allora. Dobbiamo finire gli armadietti. Però ci mancava un tasto. Se non ricordo male. Qua li noto solo ora.
C'erano le porte già segnate con le chiavi da usare, perfetto. E vabbè, qua. Infatti qua avevano sviluppato. Ok. Secondo penso sia il wifi, lag anche a 360, minchia. Perché Fabrizio è un coglione, ma so anche che li vuoi molto bene, di cui mi sta rompendo perché vuole essere sbannato. Allora, sì, c'è qualche moderatore online. Lo faccio io se voglio. Però, Fabrizio, non si scherza con il fuoco. Devi stare molto attento. Io te l'ho detto. Cosa succede? Ti bannano la Twitch, ti bannano la Discord, ti bannano la Telegram. Non è cazzo se sei molto calmo. Anche perché se continui non sono l'unico incazzato. Allora, gli armadietti ci mancavano effettivamente delle cose perché ci mancava un tasto base. E nelle scale antincendio, onestamente, non lo so. Questo banno ovunque mi ricorda qualcosa. Sì, tipo un'ora fa. E ti ho mandato un memino, però non so. Non so. Mandalo sul gruppo. Non so cosa di preciso. No, no. Allora. Cazzo, non mi ricordo più. Vabbè, cominciamo a girare. Scopriremo munizioni. Ne ho. E qualcuno si ricorda cosa cazzo ho fatto l'altra volta? Per favore. E. Qua non ci posso andare perché immagino. Andiamo al piano di sopra. Senti che casino. Ora. Cavo. Cavo, testonante. Allora. Non avevamo finito di esplorare la biblioteca, effettivamente, perché qua c'era un crick meccanico che non sapevo. E forse eravamo incappati in un catenaccio. No, l'avevamo aperto, erano già tornati. Mia memoria è veramente. Qua c'era una cassaforte. Bella qui. Sì, per quello che guarda. Vediamo. Pura. Salve, buonasera, come andiamo? Tutto bene, signora? Ah, di no. Però a me l'audio delle volte salta. Sì, ok, grazie, grazie per il feedback. Ma chi si no? Ciao Fede, come stai? Ciao Jägen. Jägen. Io vorrei ammazzarlo, però in realtà non. Cioè, sarebbe uno spreco di colpi che non viene su dalle scale. Dov'è? Su. Dov'è? 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 Ok. Ah, il magazzino. Ah, abbiamo trovato. Cazzo, ce l'ho. Ce l'ho. Dobbiamo far saltare in aria il C4. Ok, ci siamo. Non hai mira. Sarei molto caldo. Chiarezza. Devo cambiare il comando. Aggiornarlo. Dis di chiarezza, ma. Se non ho mira. Ok. Oh oh. Io ho molta paura di quello che sta per succedere e credo che esploderò anch'io. Spero non ci sia. Ah, c'era davvero il morto vivente. Credo che sia inutile questa cosa. Dov'è? Dov'è? Rizzo, dov'è, per favore?
No, ma in realtà si è evoluto nel frattempo. Non è più nocciolina. Nice! Dov'è? Grazie. Cazzo è uscito quello? Io finirei di controllare qua dentro. Ok. È difficile giocarci una volta a settimana e ricordarsi che cazzo c'è da fare. Che sta è questo? Dai, la signora. Ok. Ok, signorina, arco, serpente. Guadagno una pulita. Arco. E adesso dobbiamo solo tornare indietro e affrontare quello che ci aspetta nell'ombra. Basta con... No, nocciolino ormai mi è morto, ragazzi. È morto nocciolino. Persona 4 è un picchiaduro, ma sai che io conosco solo Persona 5? Però non credo. Sembrerebbe molto strano. No. Fuck. Morirai. Ciao Lidera. Ciao. Ti ho fregato, stavolta avevo i sogni attivi. Sì, ma allora che gusto c'è? Io ho molta paura in questo. Ah no, ma era solo un tizio normale. Ah vabbè, allora. Scusa, e che cazzo. Ah, ma è uscita proprio, ciao Lidera, è stato un piacere. Boom headshot. Oh no, ho sbagliato. È uscita. Porta. Ah. È dubbio. Che palle. Ah. Scusa. Pensavo peggio. C'era una mosca enorme a fianco a te. Il tuo Discord ci ha trollati. In che senso? Ah, il tuo sono Discord ci ha trollati. Dovevi mettere i suoni però. Ma perché io avevo... Non ci ho pensato in realtà. Avevo già OBS attivo prima quando siamo... Vale 10 minuti. Posto di mangiare, ho fatto questo, ragazzi. E quindi avevo disattivato i suoni per sentirvi se uscivate entravate mentre... Io Cristo, ho preso più scago per questo che non fa per gli zoom. E quindi in realtà è stata una cosa inconsapevole ma molto comoda. Perfetto, siamo salvi ragazzi. Incredibile. Sono ancora morto. Ok. Tra l'altro non mi ricordo come si caricava. Ah, non ho roba da ricaricare più che altro. Perfetto. Qui si droppa Resident, sì, Tiwi. Resident e muschio selvaggio. Nice! Droppi Valorant. Valorant. Droppi 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 Valorant. Anche muschio, spero di essere fortunato, lo spero anch'io. Ah, ma posso metterli a caso? No, ma
L'altro dove cazzo è? Scusa, l'ho preso. Non l'ho preso. Sono un imbecille. Ciao, Critali. Buonasera, come va? Io sto impazzendo. Ve l'ho detto che stasera non va bene, ragazzi. Vabbè, vabbè. Che me ne frega. Toglierei il forse al just chatting. No, no, ma infatti è un forse di circostanza. Ma in Nice! realtà. Devo provare una cosa poi basta. F Ok. video, F chat, F live. Mamt dov'è? Entrano le mosche in bocca. Non è mira. Poi chat morente. Sì. Sì, no, beh, l'idea è impazzita davvero. Spinaci, no, spinaci no. Perché l'ho detto, non mi piacciono. Devo prendere il taglione che non ho. No, l'insalatina no, piuttosto gli spinaci. Guardate il male di vivere di ogni cosa. Ah, vedi, sono un coglione. Ok. Chiara, poi torna. Allora, fatto questo, torniamo giù di nuovo. Dio, ma. No, si scherza, si fa per ridere, mi dissocio. Ovviamente. Non l'ho premuto in tempo, l'ho premuto in tempo, ok. Scappa, 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 scappa! Non entra, vero? Mi sa che entra. Via, 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 via. Perché ho corso? Lo sapevo che c'era. Era ovvio che c'era, perché ho corso, stupido coglione? Però. Però vivo. Faccia vostra. Dovete stare calmi. E cosa dovrei fare invece col comando Chiara? Dovrei mettere tutte le varianti, non solo quelle. Allora, proviamo. No, mi dissocio ovviamente. Attenzione. Attenzione. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Beh, ho preso più scago prima per il paperino che non fa. Capiamo. Le cose. Allora, non si può zoomare quella cosa lì, non si capisce un cazzo. Allora, acquario. Vabbè, leone è ultimo. Ah, unicorno. Vergine. Oh. Via, forse. O forse non cambia nulla. Come al solito, scopriremo. L'altro sta morendo. Bene. Ma poi perché c'è. Tutti diventano zombie tranne Leon e l'altro. Lo spieghi sto meme del corri scappa c'è il Nemesis. Allora, dovete sapere che prima i gameplayer su YouTube e prima. E ve lo spiego in just chatting. Se non ha senso. Ricordamelo. Scrivimelo da qualche parte. E dopo ve lo spiego e vi faccio vedere il video a sto punto. Usciremo da qui.
Tenente Brana! Non credo che lui uscirà da qui. Dobbiamo andare. Ehi, Marvin. Marvin, La portiamo subito in ospedale. Grazie, Fede. No, no, io... penso a salvarti. Forza, l'aiuto. Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... È troppo tardi. Troppo, troppo. Ci ho provato, Leon. Ma ora è troppo tardi. Ok. Non possiamo lasciarlo diffondere. Ora tocca a te. Adesso sì, l'avevo visto. Lo spezzone. Va bene. Quindi in realtà io non so se andare giù adesso. E comunque c'è ancora il mistero dell'altra cassaforte, però magari... Non la deluderò, Marvin. Tornare indietro. Well. Che dire? Beh, che dire? Bello meno. L'ho imparato da Max B. E poi vabbè, dopo vediamo se ho ragione o no. Vino. Perfetto. Devo... Bella però. Prendere quel bellissimo campo. Questa mi sembra che abbia già. Ciao Andrea, come stai? Sto bene. No, che vi racconto un aneddoto molto. Dovete sapere che esiste una barzelletta. E non so ancora oggi se sia veramente una barzelletta o se sia basata sulla mia storia vera. Probabilmente è una coincidenza. Ma quando ero piccolo, quando sono andato a trovare proprio mio cugino Rea, che è qua in chat, anni e anni fa, io forse andavo alle elementari. Tendevo a prendere le cose molto alla lettera. Quindi, quando mi hanno detto di chiamare l'ascensore, io ho urlato "Ascensore!" Non così ovviamente. E mi hanno detto "No, devi chiamarlo con il dito, giustamente". E io mi sono messo davvero il dito in bocca. Poi si racconta di questa barzelletta. Io non so se esista davvero, ma sono sicuro, perché mi ci prendono per il culo ancora oggi, spesso e volentieri, che sia successa questa cosa. Mi sono sentito in bocca e ho urlato "ascensore". Molto bene. E quindi ogni volta che vedo un ascensore mi triggero un po'. Cazzo è? Dal cazzo. Ora è al cazzo. Io non ci posso credere. Cioè, ascensore stickerabile? Cioè, di la verità, tu dicevi la verità. Vedi, cioè, è vero! Non eri tu quello. Io pensavo fossi tu.
Io me la ricordo questa cosa, ma con te come protagonista, non me. Porca troia. Quindi tu mi hai preso per il culo per tutto questo tempo quando lo facevi. Ottimo. Ok. Togliete il beep ad Andrea. Non ci posso credere. Posso credere. Che bambino testa di cazzo. No, devi stare calmo. Esatto, e ovviamente la M-word è Minecraft e la F-word è, non è fuck, è o quell'altra cosa che non si può dire. Ma è Fortnite. E qua è tutto chiuso. Non c'è nulla. Ok, Matilde, cos'è sta roba? Può vedere, servirà un qualcosa. Provato però. Ho capito. Fabrizio si è già stato bannato una volta per stasera, dai. Cosa ci andrà qua? Deve aprirsi, scusatemi. Qua? Peccato. Piazza una granata e la faccio esplodere. Pacchi re dei gufi. Caso. Ma poi cosa vuol dire re dei gufi? Scusami. Donna gufo, non gufare! Saluto i ragazzi su Discord. Io esco dal canale. Ah, ma se vuoi venire, vieni, non è un problema. Vi ho dato il titolo di degni apposta. Secondo me, non posso tornare su, però. Ma sto andando da un'altra parte? Era una voce di Resident Evil, sì. Sì. È il cattivo finale di Resident Evil. La voce che abbia i capelli viola un po' decolorati. Perché. E che sia un amante delle noccioline. Elefanti, direte voi. No, gli elefanti non hanno i capelli viola. Tra l'altro, c'ho il suono di Discord altissimo. Quindi veramente prendo una paura ogni volta. È il nuovo DLC, ho capito. Comunque, se vuoi venire, vieni pure, Chiara. E se sei timida, ti vergogni, sì, lo sappiamo. Allora, un ingresso stretto, una stanza chiusa. Porta, dico. Una musica un po'. Ho sbagliato. Ora so dove le hai prese certe citazioni. Tipo. Mi vergogno, niente. Dite? Il game. Chiara, è ora che tu combatta questa tua vergogna. Ah, sì, beh, chiaro. Ho letto. Entri in live. Quanto sei brutta, di Madonna. Ah, ma c'è un amico. Ah, è il tuo amico questo, Chiara, me lo ricordo. È l'uomo dall'occhio strano. Poi è anche armato, ma non vale. Non posso andare di qua. Okay. Vieni in fretta, lo farò. Qui. Ed ecco che rimbalza ovunque, per cui non riesco a capire bene.
cosa. Ok, sono non sessualmente parlando. Eccolo lì. Vattene! Ciao, grazie. Come, dove sei? Sono qui, cazzo. Deve far male. Cheat Mariottide. Eccolo lì l'occhietto. Occhietto vispo. Sbagliato mira. Sbagliato mira. Scappa, scappa, scappa. Orca di quella troia. Oh, oh. Ho sbagliato. Le ho prese? Ciao. No, no, no. Non va bene. Non va bene questa cosa. Counter morte? Ah, no, sono vivo. Che cazzo è successo? Stai sprecando munizioni. Ah, non posso sparargli negli occhi. Nell'occhio. Oh no. Se gli sparo nell'occhio non succede nulla. Davvero? Io voglio ammazzarlo. No, ci sarà un altro modo ambientale per... Devi sparare nell'occhio quando per... Ah, sì, ok. Ah, ma quindi non glielo... Pensavo di averlo fatto aprire io. Ok, era una coincidenza. Oh no, sono in trappola di nuovo. Vabbè. Stai fermo. Anche, ma stai fermino. Oh, oh no. Ok, sì. Non me l'aspettavo. Oh sì. Aperto. Veloce di me. Oh, corre anche lui. No, sono in trappola. Che cazzo però? Ma perché lui deve correre così lento? Ma mi spiegate sta cosa? Boia. Ok, è là. Ha l'occhio aperto. Fermo. Vieti. Con che velocità stai andando? No. Ah. Dove arriva? Vieti. Calmo. Amico delle guardie. Ma perché da qua non si passa? Perché mi ritrovo sempre qua? Dio Cristo. Ah. Dannazione. Dov'è finito? Che cazzo era? Ma come ha fatto? Ma stai zitto, non è vero. Ok. No, ok, inutile farlo adesso, scappa. Ok, molto bene.
era sopra, quindi può fare questa cosa, davvero? Ah no, è qua. Come cazzo fa così in fretta? Aspetta! Prendo un attimo la mira! Che lo diceva? Era lo sbarrone degli anelli. Una freccia no! Due no! Tre voleva fare lo sborone! A quattro! Non sto capendo che giro sto facendo. Provo davanti adesso. Milano. Scopriamolo insieme alle 10 della sera. Pronto? Mi ha interrotto. Mi cade in testa ancora, guarda. Eccolo qua. Quindi quando sparì era Palpatine, sì. O qualcuno con un respiratore. Mi è capitato una volta al lavoro di rispondere a uno con un respiratore, poverino. Ho dovuto fargli un'intervista anagrafica e chiedergli un sacco di informazioni. Questo qua, poverino, faceva fatica a parlare. Ehi, calmino, devi stare. Ti hanno tracciato, sì. Ma lui non mi ha fatto danno però saltandomi addosso da qua. Da dire anche questo. Lo rivado, tanto è addosso. Ah no, straordinario. Per me è diventato anche banale, Dio Cristo. No, ho sbagliato, vado gazzata, vado gazzata. Apri gli occhi, maledetto. Ditemi cosa vedete negli occhi, ehi. Posso fare anche così? Interessante, per... non vedo dove sto andando e infatti sto andando in culo. Apri gli occhi, maledetto. Iscurato. No, com'è che era? Devo tenerlo nel campo visivo, perché sennò mi salta addosso. Ok, ha aperto l'occhio. No, alzata. Ancora, Dio Cristo. Io non ci posso credere. Chiamata? Ah, ok. Sì. Oh, sei in live, non dire cose bannabili. Ha messo giù. Pacca coglioni. Oh, per dire. E me, proprio nel momento. Vergognosa, peggio di ridere. Aia, Dio. Paghi tu le riabilitazioni? Me le paghi le scale? F live. No, questa era chiarezza. Apri gli occhi, maledetto. E qua? Qua? Vai fermo, Dio Madonna. Fermo devi... No, scherza. Non è... Questa era una granata da frammentazione però. Questo è un problemissimo. Aiuto. F chiare F. Ho infiammato il tuo occhietto, eh. Muore mai? Non muore mai. Oh no, sono in trappola. Sono in trappola, mamma. Anche se mi colpisce il bastone non mi fa danno qui. Ok, impazzito. Pazzuto completo. Ma Ho finito tutti i colpi però. Chi lo sta facendo? Vuole saltare addosso, sì? Deficiente. Oh, salve signor giudice.
basta, hai rotto il cazzo. Non posso stare tutta la sera qua con te. Ma dove cazzo vai? Imbecille. Questo l'ho sentito, mamma. E vado molto male. No. Ok. Devo riuscire. E sento più tristitici di sto gioco. Ma sulla ciabatta, ragazzi, è un problema. Problema. Ci voleva tanto. No, 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 dicevo, sto qua con l'occhio. Ci voleva davvero così tanto? Non me l'ho toccato. First try. Mira di merda. Possibile? Ma io vorrei dire, ma per caso qualcuno vuole... No. Ha parlato anche troppo. Vuole parlare? Può venire su Discord. Andiamo avanti. Sto osservando. Ne pensi di aborti relazione? Vabbè, cazzate. Bene. Ok. Una roba per curarmi. Oh, si sgheggia, va per ridere. Chi è quella donzella? Chiarezza, no? Ciao Nick 240604. Buonasera. Benvenuto. Ciao panettiere. Panettiere del mio cuore. Calettina. Sicuramente ci porterà in posti sicuri. Ok, fammi capire. Io dovrei trovare un posto per salvare, perché col cazzo che muoio mi rifaccio tutta sta roba qua. No, sto sicuro. Vogliamo anche il numero della carta di credito, c'è una post nausica. Chiaro, chiaro. Molto bene, Carlo, molto bene. Secondo me quella è la sua data di nascita. Ottima osservazione, Spermafrost. Cos'altro hai notato? Esatto. Oh, ma... Che ridere lo sticker, Spelmina join the chat. Prima volta su Resident Evil, sì. Prima volta nella mia vita, in assoluto. Sì, sì, ma proprio su qualsiasi Resident Evil e, se vogliamo, giochi horror. Vogliamo chiamarlo horror? Lascio quello. No, io aspetterei a prenderlo perché mi ripristina la salute. I sticker sono bellissimi. Non sono tuoi sticker. Cioè, gli sticker di Fabrizio sono così low effort. Cioè, così alla fine, cioè, cosa fa? Apre Paint, scrive, ritaglia l'immagine. Però sono bellissimi. Ok, prima di premere quella leva, alta. Ma mai come i miei. Ok. Fabrizio stickers. Comunque io sto ancora aspettando la scritta Paki, Fabrizio. Non so se stai guardando la live.
Ma sappi che l'aspetto con molta ansia. Dove sono? Oia. Faccio uno spoiler. Remake stanno... che stanno facendo sono fantastici. Bello spoiler. Ci sta. Non ho letto tante cose belline del 3 in realtà. Ho letto che hanno tagliato molto l'originale. Poi io non l'ho giocato l'originale, per cui non lo so. Però lo porterò. Poco ma sicuro. Oh, un borsolino. Andiamo a salvare, voglio vedere. Sto scritto solo al prossimo abbonamento. Fabrizio, per favore. Anch'io porto Resident Evil e sono molto più brava. Cazzate. Cioè, sì, no, è vero che porta Resident Evil. Ma è molto più brava. Però segui anche Chiarexa, mi raccomando. Molto simpatica a volte, quando vuole non mi rompi i coglioni. No, si scherza. Il treno ha tagliato molte parti, però è bellissimo. Me lo giocherò volentieri. Grazie mille, Nick. Ma parla. La chat la leggo comunque. Hai ragione, sono super brava. Non ho detto. Non è il caso. Ah, sì, vi ricordo che se volete potete entrare su Discord. Andiamo di solito. Cazzeggiare. Ho l'impressione che troveremo qualcosa di poco simpatico. Peggio. Non faccio niente. Ah, è bellissimo. Ah, si è bannare a spammare. No. Io ho sempre molta paura quando sento. Agno dei lupi. I cani nei videogiochi, quando te li trovi conto, sono. Bastardi, dicevo. Peggio con i cani. Ah, dai, non te ne parlo per. Tra l'altro non è neanche coltelli. Ma perché dovresti timeoutarlo per un secondo? Oh. Chiusa. Il mic a volte non ti prende le parole. Sai perché? Perché ho messo un limiter per il fischio. Questo è un problema. E allora alza un po' il gain, dovrebbe prenderle lo stesso. Ditemi se succede ancora, ragazzi, per favore. Numero privato, questa è l'idea, ragazzi. E si è serata di scherzi stasera. Ecco, vedi, poi va in clip. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto, pronto. Chi parla? Ciao, come va? Ciao, tutto bene, grazie. Giorgio Rossi. Ah, Giorgio. Sai chi sono, vero? Sì, sì, Giorgio, grandissimo, Giorgio, incredibile, impressionante, pazzesco. Ok, vediamo. Abbiamo degli amici in comune in Facebook. E una buona amica mi ha parlato molto bene di te. Ma ci conosciamo, Giorgio? No, ma cosa stai dicendo? Mi ha curato il tuo telefono. Ma dai, pazzesco. Ho deciso di chiamarti. Ma te l'ho dato io il mio numero. Non è un problema se parliamo un po', vero? Ma Giorgio, ma ci siamo parlati ieri, cazzo. Eravamo, cioè, per telefono ovviamente, perché non si può uscire, cioè, no, insomma, capisci bene che... Senti, mi spiace perché l'ho promesso di non dirti chi è, ma insomma, ho visto delle foto tue e mi ha confermato quello che avevo visto, che sei una ragazza molto simpatica e parecchio allegra. Giorgio, così? Però, insomma, ieri sera forse hai un po' esagerato col caffettino scozzese, perché stai un po' delirando, mi sa. Cioè... cosa, senti, mi piaci molto, ma dovremmo cambiare un po' il tuo modo di vestire, soprattutto... La pettinatura è molto lo so, femminile, lo so. Vero? Lo so, però lo sai che i capelli lunghi dopo un po' mi fanno così e è un casino, abbiamo già provato, beh, dai. Questo non ti preoccupare, io ho un ottimo gusto e riusciremo sicuramente a sistemare il tutto. La verità è però che con questi vestiti sembri la figlia della famiglia Adams. Allora, io lo so che non ti piacciono le mie magliette di Pokémon, però non funziona così, dai, per favore. Adesso non si sente più. Oh, richiamami Giorgio che dobbiamo finire questo discorso, però dopo la live, per favore, grazie, ciao. È una chiamata registrata, ragazzi. E l'idea mi chiama con le chiamate registrate, io ogni volta faccio una voce diversa e do delle risposte diverse per farla contenta. Mandami la registrazione. Ammettilo che è programmata. No, non è programmata, è che ormai ci sono abituato. guardatela lì quella deficiente. No, si scherza. Però era nuovo questo, non era lo stesso Giorgio dell'altra volta, era un altro Giorgio questo, l'hanno aggiunti di nuovi. Io aspetterei ad aprire. No, ragazzi, sono chiamate. È un'applicazione. Non è l'idea che mi ha chiamato. Che lei non è capace di fare gli scherzi. Lei gli scherzi li fa così. Pronto, sì.
Perché? Mi servono i pannoli. Questa è l'idea che fa gli scherzi. No, ci sono i cani. Ho sentito. Quindi è proprio il caso di dirlo. Sono fuori o sono dentro? Potrebbero essere fuori. Riesce? No. Si chiama Juasap con la J. Quindi J-U-A-S. Alcuni scherzi sono... Avete un tot di scherzi gratis e altri no. Devo andare al cancello. Lo so, ma volevo vedere prima tutto intorno se trovavo qualcosa di utile. Mamma mia. Fammi giocare. Non sono... l'ho appena spiegato. Praticamente questa applicazione ti chiama e... Cioè, chiami qualcuno col... Parte la chiamata, ma proprio in background, da un non so cosa, da un, sarà un qualche centralino. E partono, scegli lo scherzo registrato da fare e te lo registra anche. Ormai l'idea lo sa, e lo capisco subito che è lei, per cui. Non c'è un cazzo, andiamo al cancello. Dai Chiara, vieni su Discord, non mi rompere il cazzo. Cioè, se devi fare mansplaining... Ah, ma non ho la tessera. Dannazione, non ho la tessera. Serve la tessera. Porca puttana. Vogliamo sopprimere quel cane, sì o no? Witch, parlo del cane del gioco. Sicuramente. Bravo. Hai Udino? Capito perché mi stanno sul cazzo i cani degli sconosciuti? Perché non sai mai cosa può succedere. No, non è per questo, però. Sta attento. Abbassala. FBI. Sicuramente. Mi fido. Scusi. Per l'aiuto. Aiuto? Aiuto? Sei ancora vivo. FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. Dove va? Per il tuo bene. No, dai, sta facendo i compiti, sperma, fra spoverino. Tornata. Il giorno amico. Non abbiamo finito. Porca druia. Una cosa importante che devo fare. Sentiamo se è ancora caldo. Oh, è bollente. La vedi la finestra? La porta. La porta. Si dice la porta. Non ho studiato un cazzo di scienze. Ma come no? Ma dai. Vabbè, comunque tutte troiate. È facile. RNA, DNA. Ticina, cimina, castrina, zuccherina, nocciolina, minestrina, stracchina, latticina, timidina. Vedi, sono tutte queste cose qua, è molto semplice. Arrivo ragazzi, devo solo cambiare bustina. Pecorina, vedi. Cioè. Su Discord, affrontami da uomo a uomo, da streamer a streamer. Dai, facciamo partire un dissing a caso per fare ulti, tipo. Andare di là o di qua? Ok, andiamo prima di qua. Piede fiero. Salamina, vagina, formaggina. Vedi? Prodo formaggina, è molto corretto. Wow. Benzodiazepina, metanfetamina. Quella un po' più rischiosa, però ok.
bello, sai. Ah, ma li hanno sbattuti in gattabuia. Poi. Suor Cristina. Io testicolo tonante. Ah, aspetta, mandatemelo subito, vi prego. Apri un canale dedicato alle drughe. Non credo. Come sapo? Chi è sapo? Sapo. Meno male che non posso aprire. Pericolosino. Faccio qualcuno. Calmo. Tranquillo, questo è morto. Sapo Bully. Sì, non so chi sia. Ragazzi, sono un boomer ormai. Ho una certa età. E quello lì secondo me fra poco esce. Attento. A cosa? Non credo sia una buona idea tirare questa leva. Non so, ho questa sensazione. A sapo. Ok, sarà qualche meme che io non conosco. Bene. Guardali, guardali. Tirala la leva. Io non mi fido a tirare la leva, Chiara. No, tirala, fidati. Aspetta, io vorrei farti notare però cosa sta succedendo in chat prima. Due fidanzatini. Che carino. Guarda che dichiarazione. Guarda che dichiarazione. Te se ama. Wow. Dicono le stesse cose insieme. Pazzeschi. Comunque io si dovrei tirare la leva. Sì sì, vai. Io non mi fido di te. Vai, fidati. Posso fare un giretto prima? Ma sì. Guarda, c'è un salvino. Ah, vedi il cazzino. Lui mi dirà non tirare la leva, mi raccomando. Un essere umano. Maledetto. Ciao umano. Sei qui da molto? Ciao umano. Abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi. No, mi sa di sì. No, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì. A meno che non stia aiutando Iros. Non va Discord. Il commissario Iros. Ah, va? È ancora qui. Chi lo sa. Spero sia finito in pasto a quelli. Che vorresti dire? È lui lo stronzo. Io qua non voglio parlare. Vabbè. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ma certo. Spoiler parete. Ok. Stavo per pubblicare le sue porcherie. Penso che io avrei fatto lo stesso. Ecco, chi è che ha tirato la leva adesso? Ehi, facciamo un patto. Tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati. Scusa, non posso farlo. Devo parlarne col commissario. Ma è scemo? Siamo entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire o... Prema tutto. Arriva. Cosa? Chi arriva? Il raid. Dai, non fare lo stronzo. Ne avrò. Sta arrivando. Tirami fuori da qui, cazzo! In Nemesis! No, ho sbagliato il gioco, ragazzi, scusate. Comunque lo spoiler parete era giusto. Bravo, Fede. Mannaggia te, mannaggia. Ma che vibratore mi sa che ti è uscito. No, era questo, ragazzi, non vi preoccupate, non è... Metti via quell'affare. Non so cosa. Parli della pistola o... Successo in fretta. Ti ho detto di andartene. Vabbè, lato positivo, ragazzi, è che possiamo prendere la tesserina. Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Quindi non stava mettendo. Ho capito. Ehi, non può continuare ad andarsene. Non so neanche cazzi tua. Mi chiamo Leon Kennedy. Leon. Prova come uscire, Leon. C'è poco tempo. Bisogna ridoppiarlo. Esatto, Tiwi, esatto. Mi chiamo Ada. Ada come l'Ada! Vale ancora il patto? Chiara. Dimmi. Grazie a ciao carissimo. Benvenuto. Ciao carissimo. Passa al mio canale, ciao carissimo, grazie. Mamma mia, oh. Cioè... Ma lo voglio anch'io. Ah, il nome è bello. Viviti anche da Chiara X, mi raccomando. Fa anche Resident Evil, non è brava quanto guarda me. Che... Ciao carissimo, ciao carissimo. È bellissimo, ciao carissimo. È veramente geniale. Ciao carissimo, ciao. Ciao. Ciao carissimo, ciao carissimo, ciao carissimo, ciao carissimo. Adesso cominceranno. Ovviamente, poi sempre... Ah no, è Sperno, scherzavo. Pensavo fosse Fabrizio.
Comunque, questo gioco qua ogni tanto ha queste assurdità. Perché in tutti i film fanno vedere che se spari a una serratura, la serratura va giù. Tanto è una serratura speciale, questo non può andare giù. Grazie, capito. Ciao carissimo. Grazie mille. Adesso devo aprire la leva. Vai, aspetta un attimo. C'è un foglio. Nota, quadro elettrico c'è. Nota, soprattutto. Devo leggere. Il quadro elettrico è fuori uso. Potrebbe il responsabile occuparsene al più presto? No. Ha detto no, per cui non c'è altro da leggere. Questa era la risposta. No, voglio leggerlo. Com'è ormai noto? Il quadro è... Momento della cazzata. Sta arrivando. Tu non la sentirai però. No. Ah, così. Ho capito. Com'è ormai noto, il quadro elettrico delle celle è un residuato bellico e credo ci serviranno quei componenti per quadro elettrico fuori produzione. Alcuni dovrebbero trovarsi nella sala del generatore. Addendum. Ho saputo che nella sala del generatore c'è solo uno di quei componenti. Il tizio venuto a riparare la campana della torre dell'orologio dovrebbe averne un altro. Qualcuno può fregare. Si scherza, ovviamente. Chiederglielo cortesemente. Vi ringrazio. Dovevi comparire tipo Piero Angela. Il quadro elettrico è brutto. L'ho già letto tutto, quindi basta. Sono molto soddisfatto di questa stronzata. Vabbè, era d'obbligo lo spandiciao carissimo, cioè pazzesco. Quanto ha la sensibilità e il volume del tuo mic? Abbastanza. Questo è quello che dico. Porca troia, un sogno che si avvera. Ma Andrea, ti devo mandare un video che avevo fatto per scuola, allora. Poi vi racconto questo in just chatting. Ricordatemi anche questo. Federico, stenografa. Ricordare la gazzada del video di Napoleone. Adesso qua manca il ti è piaciuta? Ah no, l'idea è questa. Ecco, perfetto. Morirà. Che ora stacchi? Questa è un'ottima domanda, considerato che devo anche cucinare dopo. Però farò le pennette col salmone. Ma guardala, è giù. Ma col rhythm. Però avete sbagliato, ragazzi. Avete sbagliato. Cosa? Il bot va in pompo nelle casse, se no non va bene. Chiara, torna su. Perfetto. Sei chiaro? Quindi... Sei l'idea. Ok, sei tu. Ok. No, perché prima è entrata l'idea e ha fatto... Morirai! Perché ha ragione. A 7 giorni. Andiamo avanti. Dicevo, ti è piaciuta la cagata? Molto bene. Molto carina, molto, molto carina. Sì, sì. Perché non ci ho pensato anch'io? Non lo so. Perché io sono troppo avanti. Vedi, ciao carissimo, chi è il best streamer qua? Io. Dai, vai ad aprire la leva, per favore. Vabbè, tiriamo sta leva. L'altra leva. L'altra leva, crank. Vai. Che cazzo ho aperto con quella leva, scusami? Niente. Incredibile. E colpo di scena spaventoso. Questa non posso aprirla. Mi è sfuggito qualcosa per caso? No. Questa l'ho appena tirata. Qua non si va. Bucky Sergio mi ha mutato su Discord. Ci sarà stato motivo per farlo. Perfetto. Non mi sbutta più. Dai Sergio. Ma poi cos'era quella discoteca? Bene. Ah no, pensavo. Ero già pronto a darmi la gambe.
Dai Sergio, smutalo poverino, poi si sente in coma. Ma tu devi fare i compiti, Sperma, che cazzo stai dicendo? Esci da Discord subito. Io conosco Isacco Piccoli. Ai ai ai, ciao Marco poi. Mi dispiace per te. Chiara, no, non parlavo con te, Chiara. Ok. Chiara, scusa se ti... se non ti considero tanto. Però Marco poi aveva bisogno di me. No, dicevo, ma che conseguenze ci saranno se non consegnerai quella scheda? Non lo so. Ma la farò forse domani, forse. Domani mattina. Ok. Ma in caso potrebbero essere conseguenze gravi? O conseguenze del tipo, è una seccatura, però vabbè. È una seccatura, spero. Spero, ok. E devo andare alla sala del generatore. Dove cazzo è la sala del generatore? Oh. Allora, capiamo. Dal parcheggio. Ehi, c'è scritto qua: stanza del generatore. Aspetta. Cioè, quanto sono bravo? Dimmelo. Pochissimo. Fammi un complimento ogni tanto. Sei molto bravo. Grazie. Vai. Poi mi sembra che non posso prendere da bere, però vabbè. Ma non avevi la piantina prima? Mm? Non hai la piantina verde? Ah sì, no, ma era cioè così, per un po' di realismo in più. Certo, per praticare ancora di più, vabbè. Canile, porca merda. Io odio i cani nei videogiochi. Vai, vai boss. Nel canile, è così bello questo posto. Non ti ricordi delle mie live? Ma io non le ho viste... tutte le tue live di Resident Evil, perché volevo giocarci. Ah, sì, 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 ovviamente. Sai com'è? Io mi sono spoilerato pochissima roba. Posso mutarti sul server Discord? Ne pagherai le conseguenze. Vabbè. Ah no, ma aspetta un attimo. Io sono su Discord. Ehi! E ti toglierò il permesso di mutare se lo farai. In teoria puoi... però... non lo so. Poi dopo proviamo. Allora, cosa stavano dicendo? Che c'è il canile, devi andare al canile, è molto bello. Ci sono tanti cagnolini simpatici. Che razza sono? Se adesso posso per qualche secondo, Sergio Tegoloni, sarei propenso a dirti no. Un mod, quell'altro. E l'altro. Allora, questo è il canile. È proprio lui. Ragazzi, preparate il counter morte. Ah, vai, tranquillo. Io non mi fido di te. No, vai. C'era sicuramente... oddio! C'era sicuramente qualche Carlino Mannaro. Vedi, eccolo lì, è il Carlino! Ho preso più paura di questo che non fa... Dov'è? Perfetto, dov'è? Eccolo qua, guardalo. È lui. E io posso sparargli? No, mi dissocio, Peta! Non lo farai mai nella vita reale. Dov'è? 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 Mi sembra che alcune gabbie siano aperte. Molto bene. No, ma esplora in tranquillità, tranquillo. Vai, davvero. Anch'io. Adesso comincia lo spam di comandi. Il mio problema con sti giochi è che io mi aspetto di tutto, sempre. Mi faccio anche più problemi di quelli che dovrei farmi. No, comunque aspettavo a prendere l'erba medica lì per di farmi un altro danno per non sprecarla. Io devo risolvere questo problema di Sergio Tegolo. Ah, è partito, ma... no, che... oh, Sergio, io non lo so perché non ti partono i comandi sub. Non capisco. Che palle. Dovrò scrivere Stream Elements. Ha lasciato dietro qualcosa, però. Tocca rientrare.
Beh, comunque stavo dicendo, cioè, se è una seccatura, ma non così grave, c'è anche l'approccio Paki, terza superiore di professionale. Hanno degli esami. Iniziare l'anno con un bel 1. Perché non ho consegnato le tavole di disegno. E sai cos'è la cosa più divertente? Potevo iniziare l'anno con 3, ma non avevo voglia di portare a scuola quelle che avevo fatto. Ma questa è un'università, non mi puoi dare un progetto? Lo che so, poi però è la mentalità prova è quella. La mentalità è quella, cioè. No, ma sai perché? Questo è un professore di liceo che si sta approcciando all'università. E quindi. Ah, ok. Le compitini per casa. Vuoi farlo sentire a suo agio? Io adesso non posso verificare se davvero Fabiana ha detto di bannarlo, quindi se qualcuno me lo può confermare, grazie. Aspetta, vado io. No, ma perché l'ha bannato, quindi... Ah, ok, in quel senso. Io dovrei soffiarmi il naso. Palle! Che cazzo sono i fazzoletti? Ragazzi, è un problema, ho perso i fazzoletti. Perché te lo voglio... Arrivo. Sei un professionista o no? Dare l'anno con 1 su 10 perché... Oh, in realtà era 10 su 100 perché c'erano i voti centesimi. Perché non c'avevo cazzi. Non è male. Ok. Non ho capito cosa è successo, ma mi sta bene. Tra l'altro non mi sono mutato perché sono stupido, evidentemente. Vabbè. Non è stato per niente male, effettivamente. Infatti poi io e quel professore avevamo anche un rapporto un po' strano di amicizia-odio. Perché lui era un grande amico di mio nonno. Però era veramente un rompicazzo. Poi in realtà ci teneva, ma era veramente un rompicazzo, mi rompeva tanto il cazzo, a me stava veramente su... Non l'avevo vista, mi scusi. Stava veramente abbastanza sulle palle. Referto autoptico. Non lo so, se vuole essere sbannato, sbannatelo. Trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono contratte per il rigor mortis che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un noto cleptomane condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere anche furti in prigione. Il suo nome era Lidele Susmi. Scusa. Ho fallito la conquista del canale. Ma che cazzo? Cosa stai facendo? Sergio, ma l'hai bannato davvero perché voleva? Qualcuno mi conferma questa cosa, ragazzi. Qualcuno super partes. Qualcuno di attento in chat. Qualcuno come Lidele. Comunque mi sento molto abbandonato, Chiara. Sappilo. Non si fa così. No. Fabrizio. Fabio non lo voleva. Una piantina. Ah, ma non l'ho tirato fino in fondo, forse. Forse si è bloccato semplicemente. Esce. Borgo Buddha. Vabbè, Zanna che arriva con il suo contributo incredibile. Io lo richiuderei, che non so mai che devo correre. Io non so se fidarmi di Spermafro, secondo me è solo vendetta per il fatto di essere stato mutato prima. D'altra parte... Che cazzo urli? Ma sei scemo? Gli scarafaggi rimarranno chiusi qua dentro. Vedi questa cosa... Fanculo così per goliardia. Ok.
Vabbè ragazzi, io non sto capendo cosa sta succedendo. Voglio... è stato bannato. Oh no, lui no. Ok, sembra morto. Ah, è il cleptomane probabilmente. Chiara, mi manchi, dove sei finita? Dai, stavi combattendo contro la tua timidezza. Ritorna. Allora, io voglio fidarmi di Sergio Tegoloni. Ma sappi, Sergio. Ciao. Ciao. Perché piangi? No, lo sto piangendo. Era un attimo di... sì. Terrore. Ah, ok. Ti consiglio di aprire un attimo bene gli occhi. Che senso? Oh, non so il gioco. No. Nice. È arrivata la notifica al momento. Ho chiesto io Sergio più perfetto che in cui potesse arrivare. Grazie Fabrizio, grazie di aver confessato la verità e di avermi mandato un bel nice in questo preciso momento. Io stavo pensando che c'avevo un leaker sopra la testa, tipo che spaventi. No, ok, ho capito cosa è successo, mi dispiace molto, Chiara. No, ma è perché volevo tornarti a dar fastidio. Mi sembra giusto. No, infatti. Ma questo qua sarà uno zombie, cioè si risparmia nelle palle. Io l'ho fatto la prima volta. Mi bastava questo. Fallo. No, l'ho già fatto. Ah, io vedo il ritardo del gioco. Ah, comunque. Ok. Bellino lui. Ma no, che cazzo fai? È lì il tasto che devi premere. E Sasha Grey in live? Sì, ma lei fa live. Tra l'altro l'avevo guardato una volta perché l'aveva radiato Dario. Dario, ma... ma quindi si può tornare indietro? Un altro passaggio. Ma ti ho sparato nei coglioni, ma che cazzo fai? Sei scemo? Eh? Eh? Come che... scusate, ma la fisica di questo gioco... io non ho capito... aspetta che mi stesso spegnendo il monitor. C'è un problema, ragazzi. C'è un problema molto grave. Scioppa! Che non scoppia? Ho capito. Chiudi la bocca che entrano le mosche. C'è sempre mia nonna. No, ce n'è una anche per te, tranquillo. Che bella mira. Hai visto? Guarda che bello. Mamma mia. L'ho cercato anch'io. Ma non muore così? Però non ci vede. Non ci vede. È un problema. Guardalo lì. È perso, è disperato. Non capisce più. Aspetta, guarda come salta l'altra mano. Ma com'è possibile? Cioè sì, lo so, devo sparargli la testa. Zombieland. Hai visto Benvenuti a Zombieland tu? No. No. Allora non dico nulla. Guardalo, ti prego. Va bene, lo guarderò. Chieti? Chiara torna da noi. No, Chiara deve farmi compagnia, ragazzi. No, mi dispiace, perché ragazzi. Perché io ho molta paura di questo gioco e ho bisogno che mi tenga la manina. Anzi, grazie per farlo. Ragazzi, io vado, ciao a tutti. Sperma, Frost. Dove credi di andare? Qui dovrebbero oliarli un po' sti cosi. Dopo c'è il just chatting, Sperma, Frost. Devo parlare delle cose. Io l'ho richiuso. Ma qui c'è la... oh no. Cosa? C'è una signorina. No, lo so che c'è una signorina là dentro. L'ho richiusa perché si muoveva. Magari voleva uscire. Ma è quello che mi preoccupa. Che volessi uscire. E prendere un po' d'aria, dai. Ma se sei in un obitorio, tendenzialmente dovresti essere morto. Dina, tutto bene? Tutto bene? E non si muove più. Ti accorto che la stavo tirando fuori? A tutti, andate a fanculo di tutti, mi secca rimanere qua. Ah, ho capito.
Pacchi aiuto. Ma io non posso aiutarvi, ragazzi. Mi dispiace. Perché si muoveva? Te l'ho detto, voleva prendere un po' d'aria. Vedi che ha la bocca aperta. Ah, ho capito. Sì, ma se hai la bocca aperta, entrano le mosche. Poi stare attenta. Vabbè, non è il dubbio. Just in case. Zombie Land insegna. Rimango fino ai titoli di coda e ti avviso. Ho capito. Ok. Qua dentro non c'è null'altro. Devo andare di là. Null'altro. Bello. Oddio. Riccardo. Pensavo fosse qua. Pensavo. Oddio. Oddio, passami Riccardo, per favore. No, Riccardo. Dai, passamelo. No. Ricky, vieni, con molta cautela. Guarda che poi è un problema. No, tranquillo. Io e lui ci intendiamo. Sei sicuro? Sono sicuro, passamelo. Scusa, ce l'avevo in campo. Ciao. Sparare. Oddio. Ricky, mi senti? Quando dovete spellere, Dagli le cuffie, per favore. Mi dissocio, Paki. Non ti preoccupare. Allora, io so che con me farai il bravo, perché siamo alleati. Ti faccio bannare, okay. Tranquillo. Bene, mi molto dissocio. Bene. Anche perché sappiate tutti che è il fratello di Kara X, per cui bannate lei. Esatto. A parte questo, sto pensando alla fase 2. Ho già qualche idea, ti avviserò quando sarà ora, ok? Perfetto. Grazie. Attendo ordini, maestro. Ti voglio bene, Riccardo, ti voglio bene. Ciao, caro. Ho molta paura. Cosa vi siete detti? No, perché praticamente ha detto che c'è da un po' di difficoltà sull'Animal Crossing e devo aiutarlo. Praticamente. Allora. Ok. Ah! No, adesso arriva il Nemesis, ragazzi. Com'è la situazione di là? Di là dove? In basso. Ah. È libera. Cioè, io però, ragazzi, c'è veramente, non ho parole. Vabbè, non dico nulla perché non posso. Qualcosa, per cui... Anzi, lo farò. Oh no. Lo farò. Però sarà un bellissimo messaggio vocale. Fatto. Dai a me Fabiana di fare una... Paki, dai a me Fabiana... Aspetta un attimo, stanno succedendo cose che non devono succedere qua. Devi dirmi cosa però. Comunque, ragazzi, risolvo la situazione. Uno. Due. Perché si... Io veramente... Oh, l'ha capito. Incredibile. Sergio Tegoloni l'ha capito anche lui. Aspetta, voglio sentire il messaggio. Addio. Vai, senti. No, non è una figa che sta parlando, è solo chiarezza da Tiwi. Ah, scusami, però volevo evitare altre storie strane. Oh. Vabbè, poi ho solo fatto in modo che non succedesse altro, per cui... Adesso potete tornare al vostro momento omoerotico. Per dire, in caso fosse quello. Trovato. Era proprio quello che mi serviva. Adesso pesco una carta dal deck.
È il momento di evocare il mago nero. C'è un qualcosa. Ribondi. Era un bell'audio. Volevamo dare quality content alla situa. Sì, ma io ho paura di questo vostro modo di dare quality content, ragazzi. A parte che quality c'è. Ci sono io che gioco a Resident Evil. C'è Chiara che guarda e impara. Mm-hmm. Per sì, dire, sì. Per dire. Oh, oh no. Chiara, dobbiamo parlare io. È arrivato un messaggio. Ma dimmi solo una cosa. Sono sicuro che capirai. Amazon Prime da maggio, sì o no? No. Si libera? Cioè, hai un posto in più a maggio con Amazon Prime? Ma stai chiedendo a me o stai chiedendo... No, sto chiedendo a te. Ma forse anche un po' prima di maggio, eh? Ho capito, non c'è fretta. Mi hanno dato una data di scadenza per lui. No, vabbè, non c'è. Scusate, ragazzi, cose nostre. Dobbiamo parlare. Però un po' mi solleva, visto che stasera non era proprio il caso. No, ragazzi, è che ricordatevi di non lasciare i cartoni del latte nelle stanze delle persone, ok? È importante. Perché poi se il latte scade fa puzza. Ah, era vuoto, era vuoto. Oh no. Allora, capiamo. Questo mi sa che l'avevo visto. No, non è quello che avevi visto, comunque un altro. Ma ehi. Evviva. Ok. Ho letto, Fabrizio, ho letto. Aspetta, c'è una musica che non va mica bene mentre bevo il tè, insomma. Sembra che stia arrivando gente. E questo è un problema. Infatti, eccolo lì. Salve! Guarda, è stupido. Ma è solo uno? Io non rispondo, altrimenti ti tolgo tutto il divertimento. Hai ragione. È morto? Dimmi che è morto, tipo. Sperato in culo ed è morto comunque. Non male. Soffi in culo. Oh no, non era lui. Ah! Ma mi è saltato in faccia! Come cazzo ti permetti? Oh oh, non ho un cazzo, non ho un cazzo. Ah ma! Ah, però qua i calci li tiri, bastardo. Io odio i cani nei videogiochi, lo ripeto per l'ultima volta. Perché se gli spari in culo, cioè, muoiono? Non lo so. Chi è il malato che ha fatto questo gioco? Mica era l'ultimo, credo. Anche perché qua è un piccolo problema, ragazzi. Stiamo finendo le munizioni. Aspetta un attimo. Allora, alta qualità più alta qualità non fanno per quello per il fucile che ho, giusto? Ah, sì, veramente inutile. Okay, no. Non me lo ricordo perché il fucile all'inizio non l'ho preso, me lo sono scordata e non lo posso più prendere. Capito? Ho capito. Mm-hmm. Ho capito. Ciao. No, no, ok, mi fa delle punizioni per mag. Non va bene. Però lì c'è una piantina da passare. Vorrebbe tipo il super effetto concentration. Rallenti, cose varie.
Vabbè, no, se spunta... No, infatti. Spunta un cane dal nulla adesso, però mi incazzo, perché da dove cazzo dovrebbe saltare fuori? Oddio. Oddio! Sono gay! Hey! Sono una principessa. Sono una principessa? Vuoi una colazione diversa? Con quale cazzo di zucchero? Io sento dei cani abbaiare. Mi nasconderò. Beh, c'è un canile. Tanti cani non possono aprire le porte con le zampettine. Sì, è quello che penso anch'io. Alla fine hai soppresso quel cane. Esatto, tipo. In realtà continuavo a dirlo perché sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Chiaramente anche. Sì, ma questi sono cani che prima non c'erano. E non va bene. Ma come cazzo fa ad essere ancora vivo? Ma perché scappano? Non dimmi che vengono di qua. Ah no, tornano qua. Vieni qua. Oh oh. Ho molta paura, ragazzi. Ho molta paura. Continua l'esplorazione, dai, ma tranquillo. Aspetta, volevo vedere se riesco ad ammazzarli da qua. Sono qui i cani? Ok, sì. Io coi cani ho sempre avuto brutta esperienza. Tutto è partito da quel fatidico Call of Duty Modern Warfare 2. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quanto erano stronzi i cani in quel gioco. Mamma di merda. Mia. Cioè, parliamone. Volevo farmi le mie missioni da cecchine. C'erano i cani. È iniziato di... Ah! Il cane! Cane, devi darmi lontano! Ti sparo in culo! Ti sparo in culo! Dio, e poi Madonna! Vabbè. Sì, io non capisco come faccio a non morire comunque lui, eh. Spara in culo! No, non funziona sparargli in culo. Oh no, sono di nuovo due. L'altro? Oh oh, però vivo anche l'altro. Sì, ma non può andare avanti così sto gioco di merda. Uno e due. Ok, sono morti. Colpio? Tre. Perfetto. E sento altri cani. Spero che siano quelli del canile. Devi fischiettare. Nice. Ines. 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 Stanza segreta. Quella dove ero prima. Allora. Finiamola. Big problema comunque. Fare altri culo. La stanza segreta del Paki, esatto, la famosa. Tra l'altro devo disabilitarvi i permessi a voi moderatori. Per entrare nella stanza segreta. Posso credere. Da dove cazzo vengono sti cani bastardi? Fregato. Ma quanti cazzo ce ne sono? Chi è che li ha liberati? Chi è il bastardo? E non li ha liberati ancora tutti. Capito? Ciao. Ma vuole sfondare la porta? Possiamo chiudere questo gioco di merda? Fabrizio, non ti piace un cazzo? Te devi solo Farming Simulator. Io appena riesco a salvare chiudiamo, perché ormai è ora anche. Poi just chatting e... video di T-Way. Aneddoti strani e robe così. L'hai visto tu? L'hai già visto? Sì, l'abbiamo visto con i ragazzi prima. I ragazzi su Discord? Sì, i ragazzi su Discord ovviamente. Ma che cazzo? Da dove cazzo è venuto fuori? Ti dico solamente che i jump, gli unici jumpscare che ho avuto in questo gioco li ho avuti con i cani, in questo punto. Sì, ma sono delle merde. Che cazzo. Ah, da lì è venuto fuori. Uno. Tre, quattro, cinque, non ce n'erano tanti. Sento più. Ok. Eh sì, che cazzo su, Fileon, cioè. Credo tu sto lavoro di merda. Dio Cristo. Due. E un colpo è partito a caso. Mi sa che muoio, ragazzi. Temo di star per morire. Anche perché ragazzi, ma in più sono veloci. È quello che mi sta sul cazzo.
sparo in testa. E non è morto. Solo un colpo, molto bene. Io sto morendo. Boia. Counter Mortar, Fede, sì. Counter Mortar, grazie di avermelo occupato. Grazie mille. Beh, dai, sono a 4. Non è male. Meno male che non ho avviato il mio. Meno male. Io onestamente pensavo che sarei morto molto più. Arrivato da adesso. E se no. E se faccio continua, continua a partire il salvataggio più recente. Autosalvataggio però, giusto? Nope. Come proviamo? Controlliamo. Se non è così, uscirò dal gioco. Vabbè, dai, sono quasi 2 ore che ci sono. Ci sta. Questo non è un punto di salvataggio. Non è. Piede di porco. Ok, mi fa ripartire da qua. Non ricordo più. Scavalcava, ecco perché avevo visto l'ombra là sopra. Ho capito. Ma come cazzo si fa a sbagliar mira così però? Parliamone, parliamone. Ragazzi, mi insegno come giocare. Ti avete bannato adesso, Fabiano. Ah, perché spammava. Ragazzi, dai, ci sta. È brutto bastardo, ma te sei un coglione. Io sono anche un bastardo, però. Uno. No, Sergio, stai un po' esagerando, devi stare molto calmo. È tutto nella norma. Non mi sembra che sia tutto nella norma. Bannalo. Ma quindi dopo Rocket, Minecraft, Valorant. Valorant. Ma quindi tu droppi Monster Hunter? Io droppo, dicevo prima a Tiwi che mi ha chiesto quel caro ragazzo, io droppo sia Resident Evil, penso te, sia Muschio Selvaggio. Bene, bene. Idromassaggio. Ehi, ma io dovevo trovare la polvere da sparo, ma quando? Ho capito. Meglio così. Non mi sembrava di aver tutta questa roba prima. O sono molto distratto oppure c'è qualcosa che non va. Oh, come diceva il proverbio cinese. Cazzi. Raga, buonasera. Buonasera, Anna. Io mi... No, mi dissocio. Che cazzo di domande fa quella di scienze? Tipo... Racconta. Non trovo. Ah, eccola lì la porta. Come perdersi in un bicchiere d'acqua. Livello pacchi. No, vabbè, in questo gioco ti perdi facilmente perché ci sono troppe porte. L'ho sprecato. No, bella. Identica. Salve. C'ho il fucilazzo della Madonna. No, comunque io mi perdo tantissimo, ma a caso, cioè dovevi vedermi anche tipo in Pokémon. Dico, ma io sono già stato in questa caverna. Ha una stanza sola, Pachi, certo che ci sei già stato. Ah, ho capito. Qual era le pecore più grandi che avevi rispetto al pulire, sanificare, disinfettare in questo ultimo periodo? Quali procedure utilizzavi? Allora, Edag, se vuoi ti autorizzo a raccontare della mia intolleranza all'odore dell'alcol e quindi al fatto che se mi disinfetti qualcosa io ti sbocco in faccia probabilmente. No, per e poi dire. Poi ci aggiungi anche la domanda del parcheggio, oserei dire. Per dire, per fare solo il cumulo. Ok. Dana può andare a fancula, grazie. Dana, devi stare calmo. Cloth 1000 volte. Ok.
Qua ho fuori un altro cane. No, due erano. Però ho 17 colpi. Ricco praticamente. Ma non è che il gioco mi dà roba in più se... Ok, se perdo dico. No. Poi è volante. Volato. Ma che cazzo, ma sono cani volanti questi. Bene. Cane. Che cazzo. Ma si è affacciato. Dio Cristo. Basta. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Che palle. Però bellissimo. Con quegli occhi non puoi fare altro. No, infatti ero lì. Un momento alla Sergio Leone. Ti attaccherà per prima. È attaccato lui. Io sono incapace. Ah no, normale. Non la violenza sugli animali. Ma sì, ma certo. Assolutamente. Sarebbe altro. Ah, era l'acqua che sgocciolava in passato. Ho capito. Basta Sergio Tegoloni, ti tolgo il mod, Madonna Santa. Te lo cavo e te lo faccio mangiare a colazione, Dio Cristo. Cane 129 IQ. Sarebbe da fare tipo un meme, ragazzi. Probabilmente me lo dovrò fare da solo perché... Chi è che monta video qua? Vedo solo una mano alzata. Tipo il cane che si affaccia... Bianco e nero. E com'è che diceva quel meme là? And at that moment he knew he fucked up. E poi il cane che mi sbrana. Diciamo un montaggino con la morte della partita prima. Non accorge nessuno, ragazzi. Che tutto non farà nessuno. Chiaro, io domani devo farne un altro. Per cui per qualcun altro. Mi hanno avvisato ieri che devo fare questo montaggio. Basta. Rotto il cazzo, Dio Madonna. Alzati. Alzati. Dicevo, mi hanno avvisato ieri che devo fare questo montaggio video per praticamente dopodomani. Ma dopodomani deve essere pronto. Dopodomani mattina. Qui domani devo... E oggi mi ero dimenticato. Ovviamente ho detto ricordamelo, mi raccomando. Puro pacchi. Ehi, ma lì c'erano due cadaveri. No, Zanna. No. Basta. Sì, Zanna. No. Basta. Nice. Grazie tifoso anonimo. Grazie mille per il tuo bizzino. Per il tuo strufolo, in realtà. Io avevo scritto. Ma che non viene fuori neanche. Da lì torno indietro. Voglio andare a vedere cosa c'è nel poligono di tiro. Secondo me faccio un errore. No. Sbagliando si impara. Boia, stai calma. Non può uscire. Forse può uscire. Scatola! Utilissima. Nota smaltimento attrezzatura. Nice! Grazie tifoso anonimo per i 10 bits. Sei tu Fabrizio che fai... che non si capisce bene. Grazie mille. Allora, chiave della volante 7439. Dettagli. Chiave piegata inutilizzabile. Usando i pulsanti si possono ancora aprire il portiere del bagagliaio. Forse voglio tentare la sorte sul tuo canale. Rischiando. Chiara, io giuro qua davanti a tutti che se tu fai una cosa del genere e quella cosa va male, livello 3. No, no, ok, no. Livello 3, no, Dio no, Madonna. No, no. Non me ne frega nulla. Dove escono? Sono delle munizioni qua, no? Poligono di merda. Brutta. Però un po' mi ricordo te. Un po' barcollante. O senza mira. Ah no, quello sono io. Sono il cazzo io. Beh, io non capirò mai perché non posso tirargli dei ceffoni.
Stare molto calma. Un messaggio da Mr. Raccoon, ragazzi. Scopriamolo insieme. Ciao bambini e bambine, sono io, il vostro amico dello Zoo di Raccoon City. Ma anche dov'è? Lui un po' svirgola dov'è? Ogni tanto dov'è? Quando parla. Dov'è? No. Ah, ok, non era il biz. Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon, vero? Beh, un uccellino mi ha detto che ora va di moda usarli per il tiro al bersaglio e la cosa mi rende molto, davvero molto triste. Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? È super mega ultra pericoloso. Non fatelo, mi raccomando, ci vediamo allo zoo. Un abbraccione dal vostro Mr. Raccoon. Sì, ok, ma siamo in una stazione di polizia, non credo che ci siano bambini in giro. Entra. Che goduria. Non mi troverà mai nessuno qua dentro. Credo. Salve. Cosa vuole? Entrare da lì su. Da dove? Questo. Ah, rullino. Ok. Da quella porta lì molto strana. Perché se possono entrare sono fregato. Oh oh. Esatto, come una... Mi sono risposto da solo. No, non possono entrare comunque. No, sicura? Mm. Qui è entrato. Forse era l'addetto all'ufficio giù. Ah, ecco l'altra. Poi, ma è una porta, non è che c'è... L'ho sparato in un occhio prima, forse. Madonna, è brutta, sei! Mi piace pensare che fossero sposati. A casa c'è un figlio da aspettarli, un figliolino zombie. Ho detto che c'è un figlioletto zombie a casa ad aspettarvi. E ho finito i colpi. Ma io voglio credere che in un poligono di tiro ci siano delle munizioni. Sì. Mm-hmm. Molto preso. Adesso non puoi sparare al piccolo Raccoon. Che è totalmente inutile, ecco. Cioè, solo sblocchi solo dei trofei, però. Non c'è nulla. Ah no, guarda qua. Ecco, così ne c'era. No, vabbè, ma del trofei mi interessa relativamente, dai. Fermo, non mi vede, giusto? Cioè, fammi capire. Io ho fatto di tutto per darvi una morte insieme e tu sei scappato da lei? Brutto bastardo, sì. Il romanticismo di una volta. Salvataggio da qualche parte? Sai che non mi ricordo. O dovrebbe essere lontano, però. A meno che non esci e ritorni dove c'è il parcheggio, il cancello, nice. E sali. No, aspetta, scendi e sali. Paghi, puoi spegnere questo gioco. Va bene tutto, però dovresti fare il just chatting. E sai com'è? Mentre cercavo il just chatting mi chiedevo: dov'è? 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 Il just chatting. Allora, ragazzi, io non sono come quegli streamer che giocano un'oretta, poi si incazzano, chiudono e fanno 10 minuti di just chatting, ok? E non è una frecciatina a qualcuno in particolare che adesso sicuramente mi sta ascoltando e che potrebbe anche rispondere. In realtà non lo è. No, 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 no. Ovviamente sto parlando di Hilda. No. Sicuramente non di Chiara X, perché Chiara è una bravissima streamer che se dice che fa 2 ore di Resident Evil le fa tutte e due, ragazzi. Lei è Ligia questa professione. Lei, voi le chiedete di fare chiudere un po', magari lei è stufa, le chiedete di fare just chat, lei dice no perché mancano 3 minuti, ragazzi. 3 minuti, godiamoci.
È un bel gioco. Sono molto offesa. Sono molto stanco delle tue perculate su Resident Evil 2 solo perché non lo conosco. Ma comunque dai, dovrei esserci. Credo. Vabbè, chiara merda, pacchi merda. Bene, almeno c'è il par condicio. Beh, mi sembra giusto. Dove sono? Ah, è vero. Sì. Vai, vai, tranquillo. Ah, c'è una saletta. Nella saletta c'è... Amico Fritz? C'è il salvataggio. Ah, ok. Bello. Pianta blu. Ricordo che facevano le parti blu, ma... Se le combini con le rosse... esplodono. Ti curano dalle... No, ti curano dall'avvelenamento. Calibro 50. Attivo elettrico. Ok. Qui c'è un borsone che sicuramente è pieno di roba utile, ma noi non possiamo controllarlo. Diedolo. Ok, polvere. Attenzione. Ok, vabbè, c'è. Guarda la farfallina di prima, madonna. La cassa non c'è qua. Sì. Ottimo. Allora, mettiamo giù. Questo coso qua. E rullino. La scatola di latta, non lo so. Come aprire. Ma la scatola di latta, aspetta. Esamina la scatola di latta. Ah, ho capito. Okay. Allora, prima prendo la roba che mi dimentico sicuro, se no. Perfetto. Ah, ci sono le chiavi che diceva prima. C'è qualcosa all'interno. Apriamo la storta. In quel caso. Ecco le chiavi che dicevo. Ok. Sì, mi ero completamente dimenticato di averla. Bene. Bene. Ti piace la farfallina della Belen? Ma questa è vecchissima, ragazzi. Cioè, veramente. Ok, signori. Bene. Allora. 23:24. Perfetto. Io direi che adesso possiamo passare al just chatting. Chiara, se vuoi rimanere su Discord, vedi tu. Se no, decida lei. Basta. Mannare. Fabrizio, Dio Madonna! Tutto il cazzo! Sergio, ti tolgo il mod, non sto scherzando, te lo tolgo! Sbannalo subito. Vabbè, Chiara, vedi tu cosa fare? Io adesso, nel frattempo, ne approfitto per andare anche in bagno. Canale mio? Okay, sì, sì, sul canale tuo, esatto. E arrivo subito. Aspetta che poi partirà un po' di musica, quindi metterò della musica. Musica. Grazie. Vabbè, ecco qua. No, raga, non ho ben capito cosa è successo. Ho sbagliato a cambiare scena, probabilmente. Nel frattempo non mi si apre Spotify. Eccolo qua. Ok, ragazzi, arrivo. Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Thank you.
Eccoci qua. Allora, devo abbassare Spofiti. Perfetto. Ok, allora, c'è, nel frattempo si tira anche il bollitore che va. Per cui, molto bene. Found emote. Beh, dai ragazzi, non è andata male. Sono morto solo una volta. Io pensavo veramente peggio con quei cani bastardi. Però, ecco, poi veniva preso in giro dalla gente. Ma non è simpatico. Allora, ma chi era per caso? Sapete se aveva detto poi torno? Perché se l'ha detto non tornerà. Comunque, allora, fatemi controllare una cosa. Ok, allora, Fede, cosa ti avevo chiesto di ricordarmi prima? Chi è? Cosa ti avevo chiesto di ricordarmi prima? Ishkaru. Gazzada video Napoleone. Ah, sì. No, Antonia, perché vuoi... Perché vuoi che ti odi? Cazzo. Ah, è del Nemesis. Ok, bravo. Allora, aspetta che viene sull'acqua qua. E bolle l'acqua. Ma perché devi stai bannando? Allora, io devo capire cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo in questo server Discord, ragazzi. Sto capendo. Cosa cazzo sta succedendo? Dov'è? No, bellissimo il nickname, comunque non lo posso dire, ma è molto bello. Allora, io veramente lo sto capendo. Allora, voi due siete qua insieme, quindi ti sei fatto bannare solo per rompermi i coglioni, Fabrizio. Quindi molto bene, molto bene. Sì. Ecco, perfetto. Siete veramente delle teste di cazzo. Poi, ovvio che bannando Chiarez me ne sarei accorto. Chi è? Io stavo aspettando che tu te ne accorgessi. Allora, Fabrizio, tu devi stare molto calmo in quello che dici. Comunque... Fabrizio ti parla anche dal mio canale. Ecco, esatto. C'è un'alleanza. Allora, detto questo, mi fa molto piacere che abbiate appianato le vostre differenze. Io torno nel canale live. Chiara, se vuoi seguirmi, bene, se no fai quello che vuoi. E devo fare un freestyle. Un freestyle. Faccio l'assistere. Che palle, ragazzi. Allora, facciamo sto freestyle, però devo trovare una base. Dimmi un tema, Antonia, mentre trovo la bustina del tè. Dimmi un tema. Per ridere un po' su... No, va bene, hai ragione, devi spenderli quei bagisi. Era un po' che non capitava, in realtà, per cui ci sta. No, non mi sembra il caso. Non è il caso. Bannate Fabrizio, per favore. No, vabbè, riscattato tu, decidi tu. Non è il caso. Sergio, smettila. Grazie, potete sbannarlo adesso. Bastava un timeout effettivamente di un secondo, però è più bello così. Su Napoli. No, su Napoli no. Fate decidere a chi ne ha diritto. Non sono preparato. Vabbè, decidi tu un tema. Non è importante cosa. È importante cosa. Se sto un po' esagerando, mi sa che il mod sul canale Discord proprio lo perde. Un freestyle sul freestyle. Cometa. Ok. Allora, fatemi trovare una base decente. Stoppiamo Spotify, allora. Di già? Mi sa che stai un po' esagerando. Sì, ho capito, Sergio Tegoloni. Ho capito, però devi stare molto calmo. Perché sennò è un casino. Giorgio è la prima cosa che mi viene in mente. No, stai su Giorgio meglio di no, perché sennò mi insultano. Allora. Beat. Ok. Pitch rhythm. Non mi piace questa. No, io voglio ritrovare quello dell'altra volta. Questo qua, ma non questa sua. Questa era bellissima. Però l'abbiamo già usata. Vediamo che altro ha sul suo bellissimo canale.
Siamo. No. No. Questo. Esci la hit, esatto. Se trovo un beat che mi ispira. Sì, restiamo questo. No, ragazzi, non ci siamo. Non c- Shogun. La Frenchcore, la Frenchcore non, è, non si può. Io che banno Fabio, Fabio e Chiara. Guardate che adesso banno questi due imbecilli. Ma sei stupido? No. Mi piace. Ma porca puttana, ma era così bello quello. Ok, c'è la stessa scimmia ma con un cappellino. Quindi stiamo ragionando. No, ma è simile al reggae. Raga, mi ha un po' rotto i coglioni. Forse questo. Ok, lo sento, sì. Un freestyle sul freestyle. Siamo qua, siamo qua, siamo qua. Dopo Resident Evil siamo ancora qua. Per un Just Chatting già. Adesso farò un freestyle. Come tema avrò il freestyle. Non capisco come fai a scegliere sta roba qua. Sì. Ho giocato a Resident Evil. C'erano i cani di merda, che schifo. Non so che rime fare, quindi manderò tutti voi a cagare. Sì. Siamo qua con questo beat. Che cazzo di rima fa con beat? Non lo so, ma però. Non si dice ma però. Io lo so, non lo so. Non so proprio l'italiano. No! Fabrizio, stai zitto, se no ti sfondo l'orifizio. Sergio Tegoloni, attento che mi hai rotto i coglioni. Zanna 10, devi stare molto calmo, altrimenti te lo spalmo sulla faccia. No, scherza, mi dissocio. Attenzione, Twitch! Non ascoltare quello che dico in questo freestyle, per favore, altrimenti è un problema. Non ascoltare quello che dico in questo freestyle, per favore, altrimenti è un problema. È tutto molto goliardico, è uno scherzo fantastico. Non so più cosa dire, mi sembra di essere ire. Direi che può bastare. Andate a cagare. Yeah. Stronzata. Yeah. Perfetto, ragazzi. Mi sembra di essere ire. Con la svirgolata, però, perché sennò. Io spero che qualcuno l'abbia clippata. Per cui, sennò è lo stesso, ragazzi. Si può, ragazzi, non si può. No, vabbè, la storia di Napoleone. Oddio, forse ce l'ho. Allora, la storia di Napoleone che avevo chiesto a Fede di segnarsi è perché sempre quando facevo grafica avevo dovuto fare un lavoro di gruppo. E io odiavo i lavori di gruppo. I lavori di gruppo erano veramente una merda per me, perché magari venivo assegnato con gente a caso e, o con cui non mi trovavo. E quindi quella volta ebbi la fortuna di trovarmi con un ragazzo abbastanza amorfo. Quindi fondamentalmente ho preso in mano il progetto. Io ero bravo, per cui gli ho detto: guarda Michele, faccio tutto io, te non ti preoccupare. Amorfo, per dire, insomma, un po' sulle, tra le nuvole, diciamo. E gli ho detto: te non ti preoccupare, ci penso io, tu mi fai la ricerchina. Era su Napoleone. Tu mi fai la ricerchina su Napoleone e al resto. Era un lavoro multimediale, quindi si partiva da storia per arrivare a un video finale, che non doveva essere necessariamente un video, ma io avevo un'idea. Avevo un sogno. E quindi ho realizzato, lui mi ha fatto la ricerca, cioè il lavoro palloso, e io mi sono messo a montare il video. Voglio vedere se lo trovo per farvelo vedere. Tra l'altro l'avevo fatto con un... avevo un computer di merda, l'avevo usato un programma di merda, e forse c'è anche il logo sopra, c'è proprio una roba orribile.
perché non sono riuscito a fare nulla. Per cui non sono riuscito a rimuovere quel logo di merda. Vediamo, Napoleone. No. No. Dai, deve essere da qualche parte. Forse c'è direttamente il video finito in un... il progetto. Ragazzi, provato. Perfetto. Allora, come faccio a farvelo vedere? Così. È un video che dura in realtà 12 minuti, quindi vi faccio vedere solo un pezzo. Per farvi vedere come l'ho impostato. Questo si ricollegava, ovviamente, alla storia di Super Quark di prima. No, Zanna, disordente, perché qualcuno potrebbe arrabbiarsi. Io veramente non so che scrivere, mi sa che lo invio domani in ritardo, ma chissene, perché a domande del cazzo come queste non trovo il senso di rispondere. Se vuoi la descrizione di come pulisco casa con i vari prodotti le faccio un video. Bravo, 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 io sono d'accordo con te. Adesso lo seguiamo, lui vediamo. No, mi dissocio assolutamente. Allora, cattura lo schermo, proprietà, schermo 2, perfetto. Interrompiamo la musica, vabbè, ovviamente è enorme, per qualche motivo. Ah, perché prima avevo streamato l'altro schermo per fare una gazzada. Cioè, come vedete c'è il logo Wondershare sopra in trasparenza. E va bene così. Diciamo che questo progetto è stato molto personalizzato sulla mia persona, perché sono un imbecille come al solito. Per cui andiamo. Quindi era una sorta di documentario su Napoleone. Molto bene, ne guardiamo un pezzettino e basta. Poltrona but... senza barba, tra l'altro, perché mi ero rasato per sbaglio, ce l'avevo la barba. Qualità di merda, anche, oserei dire. Benvenuti a questa nuova puntata di Super Pack. Io sono Simone Pachera e quest'oggi andremo a scoprire un personaggio. Ma col cane di mio zio che abbaia fuori, ma come, ma che inquadratura è soprattutto? Non avevo un cavalletto, quindi avevo messo tipo dei libri impilati. Ma che roba è? Storico che portò grandi rivoluzioni in Europa. Napoleone Bonaparte. Non lo approfondiremo molto, ne parleremo in buona parte. Mi sono fatto niente, Twitch, non è autolesionismo, era un pezzettino di cartone, niente di che. Cioè, voi avete capito che cazzo facevo io a scuola? Io facevo compiti che mi valevano metà della media dell'anno, ok? E ci mettevo dentro ste puttanate e ho preso 10. Parliamo di questa cosa. C'era la prof lì così. Che è la stessa prof a cui avevo fatto il rap della Divina Commedia, quindi... ho riassunto quello... della Seconda Guerra Mondiale. Napoleone era un generale durante la rivoluzione francese che divenne famoso. Togli il video del tipo con... sì, ciumando, l'ho appena fatto in sto battuto. Sono già triggerato. E adesso dice solo per pietà. No, perché il lavoro molto fatto bene. Adesso vedrete. Sai che non aveva voglia così ti ha permesso. No, no, no. Le vittorie ottenute nella prima campagna d'Italia. Dopo il colpo di stato del 9 novembre 1790. Cioè, è stato l'unico a fare un lavoro così, più che altro. In Francia. Fu primo console dal novembre di quell'anno. Peccato per quel logo di merda, Dio Madonna. E imperatore dei francesi con il nome di Napoleone. 1805. Basil Lindner. Cioè, cambia l'inquadratura, capito? Cioè, oh. Grande uomo di guerra, protagonista di oltre 20 anni di campagne in Europa. C'era una regia seria. Sì, ero io, mi ero tagliato la barba per sbaglio. Europa. Napoleone è stato considerato il più grande stratega. Avevo 16-17 anni, credo. La storia dallo storico militare 17. Basil Lindelhart. Grazie al suo sistema di alleanze e a una serie diluita poi nel codice napoleonico, applicò il 14 d'Europa. Ma perché che inquadratura è qui? Cioè, perché è cambiata da così? E pose le basi per la moderna giurisdizione civile. La disastrosa campagna di Russia segnò il tramonto del suo dominio sull'Europa. Ma poi con la camicia tutta stropicciata, Dio Madonna. È proprio brutto, ma concordo, ma lo sono ancora in realtà. Napoleone applicò il 14 aprile 1814. No, ma non ho capito, non è cascata, non è cascata. Cioè, o forse sì, era cascata e non sono mai riuscito a rimetterla nella stessa posizione, non mi ricordo, ragazzi. 1815, abbandonata furtivamente l'isola. 1815, pre-Napoleone. Aspetta, aspetta. Napoleone comunque fu il primo regnante della quale ebbe
la sua figura al comando del generale Napoleone Bonaparte. Cioè, capito? Poi cambia ancora l'inquadratura. La battaglia di Rivoli. La battaglia di Rivoli. Ma come cazzo si fa? No, no, ma stavo leggendo, io non mi so, io non so, ho sempre letto. Io non ho imparato un cazzo di quella roba lì, io ho letto tutto. Tanto volevo fare una roba col green screen, ma non avevo i mezzi per farci. Cioè, avevo il telo verde, ma non sono mai riuscito. Capelli, con che capelli me lo stai dicendo? Ma lascia stare, guarda. Uno degli scontri decisivi combattuti dalle truppe francesi dell'armata italiana. Ma poi che inquadratura? Ma scusatemi, ma da qua a qua che cazzo c'è? Cioè, nel senso... Sembra stato paffuto. Mi stai dicendo che sono grasso? Eh? Mi stai dicendo che sono... Mi sembra il caso. Sì. Già no, in realtà dalle... medie. Comando del generale Napoleone Bonaparte contro l'esercito austriaco e sbloccare la forte truppe austriache. Ah, e poi colonne sonore. Sulle colonne sonore sono sempre... Cioè, all'inizio ho messo l'aria sulla quarta corda. Ok, ma qua c'era colonna sonora di... Full Metal Alchemist, ma la prima serie animata. Il 14 gennaio del 1797 si combatté la battaglia di Tate in numerose colonne e progressivamente l'Italia di Marte distrutto. L'unità di l'armata che italiana orrore. Che orrore. 1797 parte nel corso della... Poi stai fermo, cazzo, ma che cazzo ti muovi? Che cazzo era sta transizione? Ma che cazzo ti ha insegnato a montare i video? 1797 e viene considerata la prima vera battaglia di annientamento battaglia vinta da Napoleone Bonaparte. Poi chiaramente l'ho girato in due giorni diversi, perché qua barba fatta, qua barba che sta ricrescendo. Ma tu pensi, ho tenuto gli stessi vestiti da parte per una settimana, mi ricordo, perché non c'avevo voglia di farlo tutti insieme. Scusate, io voglio vedere questa transizione parte nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. L'imperatore è cambiata l'inquadratura. C'era una cosa. L'idea ci stava con i mezzi che avevo, perché non avevo Premiere. Ma no, ma ragazzi, non è tanto il fantasma in sé, è l'inquadratura il problema. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. Cioè, guardate, cambia. L'imperatore. Vabbè, qua con la sonora di Code Geass, se non sbaglio. Statale della Francia, riprendendo la politica centralizzata dell'antico regime. Rafforzò la burocrazia sia a livello nazionale sia a livello dipartimentale, individuando nella figura del... Colletto dietro, cioè non potevo andare da un'altra parte, Dio Cristo, a farlo, no. Colletto dietro, la poltrona con i vestiti sopra, quella roba là che... veramente, una testa di cazzo. Capo del dipartimento, l'elemento fondamentale a garanzia della... Oh, il sistema, cioè non me ne fregava nulla, più che altro. Il sistema sformare la futurificativa e dura civile... È cambiata ancora l'inquadratura, ragazzi. Duratura formare la futura classe dirigente. Ma la sua opera più significativa e duratura fu il codice napoleonico. O Sapete perché? Perché non avevo... Non avevo... La... cavalletto. E quindi il telefono che ho usato per fare i video era appoggiato a qualcosa. Quindi per forza a dei libri. L'ho detto anche prima, tra l'altro. Quindi per forza cambiava l'inquadratura. Se lo stoppavo e lo facevo ripartire... Promulgato. Ho avuto un flashback proprio. Che voglia guardare questo video per un bel voto. Ma l'abbiamo visto in classe davanti a tutti. Ma ero fierissimo di questa cosa. Comunque, allora ragazzi, c'è da dire anche una cosa. Noi di montaggio video a lezione praticamente non abbiamo fatto. Cioè tutta sta roba qua l'ho fatta io da autodidatta. Ed era il primo lavoro del genere che facevo, ragazzi. Cioè per me era una bomba. Poi con un programma di merda. No, la collana ce l'ho da 10 anni ormai. E con un programma di merda, ok? Wondershare fa schifo. Non avendo altri mezzi, in realtà è stato premiato proprio questo. Il fatto che Dio Cristo, gli ho fatto un video di 12-13 minuti e gli altri hanno fatto una presentazione in PowerPoint. Vaffanculo. Tutti i paesi annessi o controllati dalla Francia. Cioè, è stato un lavoraccio. Esso confermava le maggiori conquiste della rivoluzione. No, mi sono ricordato da dove l'ho presa sta roba qua. Io ho copiato questa transizione da un altro documentario, ci aveva fatto vedere la prof, faceva cagare. Ciao Critali, sei tornato nel momento cringe. Allora, ho recuperato, perché ho saltato fuori il discorso, un video che avevo fatto, uno dei primi video che ho montato nella mia vita per scuola, e stavo commentando il cringe. La privata era laicità dello Stato.
Passiamo ora a parlare della moda ai tempi di Napoleone. Nacque infatti... Oddio, cos'è questa cosa? In quel periodo, uno stile strettamente legato al neoclassicismo, cioè lo stile impero. Per quel che riguarda l'abbigliamento... È sempre Full Metal Alchemist prima serie. Mi sa, non mi ricordo la traccia però. Allora, tanto per dire, scrivo in caps e diventa... Perché diventa tutti messi in... Ah, ok, sì, no, infatti, ma Edak può scrivere in caps, ragazzi. Gli altri no. Barbaro dagli abiti, quasi a dare alle donne l'aspetto marmoreo delle antiche statue. Marmoreo! Il principale era segnato aperta e pizzi e sera di pizzo o vestito. Dato sopra visibile l'abito in... Ciao Frank 09101 o Frank 0901, buonasera. Alberto Angela, sì, beh, allora, dovevamo fare... Una... Allora, il lavoro era... Ognuno... Ogni gruppo aveva un personaggio storico e di cui fare, su cui fare una ricerca e cioè non parlare solo del personaggio ma anche dell'epoca, per cui a noi, al mio gruppo composto di ben due persone, perché ho chiesto esplicitamente quella persona là perché volevo fare il lavoro io fondamentalmente, perché io sono così lavoro di merda in gruppo, troppo, a meno che non sia un gruppo affiatato. E con la mia classe non lo ero per niente, purtroppo. Preferivo farmi il lavoro da solo. Mi sento preso in giro. Ma... Sergio, dai, smetti di prendere in giro Edag. Gruppo scenette, no. C'è. E quindi... Abbiamo dovuto fare questa ricerca enorme che io ho fatto fare all'altro tipo, tra l'altro, che ho dovuto integrare da solo. Tra parentesi. Interno. Nel 1815 comparve una giacca corta fino a... Ah, cambio inquadratura anche qua. Attenzione, ragazzi, è incredibile. Bloccato tutto. F video. No, volevo vedere se qualche altra cringiata. Sicuramente c'è. Sottino di video. No, F live. Ecco, è ripartito. Ragazzi, allora, è bloccato OBS. Bloccato OBS. Refresciate. Spam di F5, chi mi sente, ragazzi, per favore. Refresciate, non so scrivere, tra l'altro, vabbè. Jacko, fai partire uno spam di F5. F5, ragazzi, non so dire refresciate, scrivete F5 e via. Grazie. Ma ogni tanto lo fa, ormai lo sappiamo. Siamo a 6.39. Dovevano essere rigorosamente coperti le scollature. Va bene. Abbigliamento maschile. Vedo, voglio vedere come l'ho fatto questo cambio. Vediamo. Passiamo ora all'abbigliamento maschile da sera. Passiamo ora all'abbigliamento maschile. Gli uomini portavano il frac, una giacca molto stretta in vita. Ma che cazzo c'entra? Hugh Jackman, vabbè. Con le mani, cioè, sei lui, tra l'altro. E le falde M orizzontali. Copriva tutto, non si vestiva il frac. Adesso. Anche il boss leggero attaccato. L'unica eccezione, che erano pure, atteggiamento. E al termine di quell'onico e le basette che... Ma come al termine che ci sono altri 4 minuti praticamente? Pensate che la classe 2 mi sarei già tagliata... No, ma faceva ridere perché ero cringe. Fino alle tempie, fino ad unirsi sotto il mento. Ma anche perché io mi sono dovuto assorbire tutti i lavori degli altri. No, cari miei! I cappelli erano cilindri. Poi stavo leggendo palesemente. E siamo giunti anche quest'oggi al termine di questa puntata di Super Pack. Abbiamo scoperto a grandi linee chi poteva essere la lingua italiana. A parte, non avendolo potuto... Conclusione delicatissima. Tutto affrontare tutto, ne abbiamo affrontato solo buona parte. Non ve l'ho fatto questo perché... La lampada è attaccata alla finestra o è attaccata al nulla? Quale lampada? È uno specchio quello lì nell'angolino. Ah, o dici quella che si vede dietro, è il riflesso della lampada. Oggi, al termine di questa puntata di Super Pack, abbiamo scoperto a grandi linee chi poteva essere Napoleone Bonaparte. Non avendolo potuto... Esatto, Fede, tutto, esatto. Ne abbiamo affrontato solo Bonaparte. Ed ora... Non contento... Non l'ho fatta, l'ho fatta due volte sta battuta di merda. Il mio prof di italiano mi amava incondizionatamente come un figlio.
e apprezzava questo Boris di merda. E lei poi l'anno dopo che sono andato a trovarli, quando ho finito, diciamo, lei ha detto esplicitamente che era il suo libro preferito, solo che l'anno prima giustamente non poteva dirlo. E io ho detto, guarda, te l'ho detto, lo sapevo, se no quel lavoro là. Ora lasciatemi tornare alla lettura di questo dizionario della lingua italiana. A presto. C'era bisogno di sta cagata. Però no, allora, questa è figa, questa è figa. Ed ora lasciatemi tornare alla lettura di questo dizionario della lingua italiana. A presto. Che cos'era? Che parola ho detto? Mi regali l'Xbox? Ma in realtà la uso, per cui no. Mi dispiace, Critali. Vabbè, sì, poi qua c'è... Perché ci sono 10.000 minuti di nero? Perché si era esportato male con quel programma di merda. Vabbè. Questo è quanto. Molto bene. Urina, sì, potrebbe essere, però... No... Che strano, non credo. Occhialini presti. Ma io avevo quegli occhiali lì. Poi mi hanno fatto cagare, li ho cambiati. Anche secondo me era urina, però mi sembra strana come cosa. Secondo me l'ho messa apposta quella parola un po' strana, perché non si capiva. O forse ho messo urina, probabilmente. Conoscendomi potrei aver messo urina. Perché avrebbe dovuto dire urina? Dire urina, perché sembrava proprio quello che ho detto. E conoscendomi potrebbe anche essere, eh. Sto cercando di ricordare. No, non ti faccio fare un cameo in live. L'hai già fatto prima, Sara. Mi piace. Golden Shower, ciao Anton. Porca troia. Porca troia. Porca troia. Saluti ragazzi, addio. Ciao Andrea. Allora, qual era l'altra cosa che avevo detto? Ah sì, il Nemesis, ma Spermafrost non c'è, che cazzo spiego? Utile. 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 Chiamatemi Spermafrost, ragazzi. Uffa, sei antipatico. Allora, anche se era cringe, ti faccio complimenti perché il tempo d'oggi non sempre nessuno fa presentazioni così. Ma nessuno aveva fatta, ma io l'ho fatto... L'avevo fatta perché mi andava di farlo, perché a me il montaggio video... Montaggio video tutto sommato piace, e quindi stavo imparando, e non è che sia massimo esperto adesso, chiaramente. Però appunto a scuola non lo facevamo, io volevo fare video... E perché noi a scuola non facevamo montaggio video, cioè grafica multimediale, cioè, abbiamo fatto dei video con Windows Movie Maker. E vabbè, cazzo è Windows Movie Maker, ragazzi. Tra l'altro neanche la versione di Windows XP che ti poteva far mettere più tracce audio, no no, quella dopo che è ancora più merda di prima. Per cui non c'è la song request attiva, Franza, mi dispiace. The Crazy Realistic Knocking Sound. Cioè sì, è attiva, però non lo è in questo momento, diciamo. E è attiva perché l'ho dimenticata attiva, ovviamente. No, vedo un altro discorso. Ciao Paghi, come va? Ma abbastanza bene, dai, mi sono un po' ripigliato perché ero molto assonnato. Fare così. Proviamo a fare... No, vabbè, stesso. Ero molto assonnato visto che stanotte non ho dormito. E per cui ecco. Ciata. Ciao Aranciata, mi sei mancato tantissimo. Come stai? Finalmente è tornato il migliore, ragazzi. Mi dispiace Fede, però lo sai anche tu che è così. Visione aulica, vedi, sei contento anche tu. Ciao Leon, Leon Sula o Leon Sula, grazie per esserti iscritto, come va? Buonasera e buondì. Sai che ho rotto il tappetino del mouse, come hai fatto? È un problema. C'è il tavolino che spunta con le medicine, molto bene. Facciamo così. Allora, no, sono diventato Internet Explorer. Internet soprattutto. Ma hai ancora problemi con la connessione, Aranciata, che mi dicevi. Il resto come stai, cazzo? Andava bene prima. Come mai? Perché c'era quel video cringe di merda. E mai è successo che la scheda di acquisizione si interrompesse durante una live? Leon, non Leon. Ah, ok, no, perché sto giocando Resident Evil. E lì è Leon, anche se io lo chiamo Leon. Per cui...
Chiara, sei le palle, torni. Allora, si trovi andato in live. Ma durante no, però all'inizio sì. Ma definisci interrompesse. Mi sono preso male con voi. Ah, ok. Ecco perché sei sparito. Posso capire. È strufolo. È Sergio che mi ha spostato. Guarda come gli tolgo la mod. No, 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 no. Addio. Ha fatto il rumore della connessione e disconnessione USB e ha fatto schermo nero. Allora, hai provato e hai staccandola e riattaccandola, cosa è successo? Al tuo secondo capo scenette? Ma che non puoi sempre con l'aranciata. Con aranciata, scusa. Cioè, gli voglio bene, ok, tutto. Ma ah, ok. No, ma aranciata è aranciata, è speciale per me. Vai. Cioè, aranciata è mod senza essere raccomandato. È stato uno dei primi mod senza essere raccomandato. Io sono. Da quanto sei in live? Da 2 ore e mezza. Ho fatto un paio d'ore di Resident Evil e poi un po' di Just Chatting per capire. Tra l'altro devo ancora cenare, per cui non male. Dovrò cucinare dopo. Allora, ah scusami Critali, mi ero dimenticato del tuo messaggio. Hai fatto bene a riscrivermelo però, grazie. Ce l'ho da tipo 4 anni in un punto centrale. Quando passano prende un cazzo, minchia. Io non ce l'ho. 1300 messaggi su... lascia stare, lanciato. Sono successe tante di quelle cose. Lasciali stare, ignorali. E vabbè, a parte lo spam di sperma, Froste e Fabrizio. Però sono successe anche diverse cose. Ho interrotto la live, staccato e riattaccato, tutto poi rifunzionato. Mentre eri in live però non ripartiva. Ti dico, a me era successo che all'inizio non la prendesse diverse volte. Succedeva soprattutto quando magari cambiavo la console collegata. Quindi magari c'era il cavo che secondo me è proprio l'attacco della mia, il gatto, che è un po' strano. E se lo muovo troppo rompe i coglioni. E ora, se te l'ha fatto così a caso non saprei. Vedi se te lo rifà ancora, magari è stata solo una coincidenza. Se te lo rifà ancora, magari prova a cambiare cavo. E se lo rifà ancora, o è la porta del computer, o è la porta del gatto, palesemente. Non è che ci sono tante alternative. Poi io non sono massimo esperto di ste robe qua, per cui ti dico la mia esperienza. E se ti consiglierei di metterla in una... C'è una Peras che vuole parlare con te. Se è Sergio Tegoloni, io non voglio parlarci. E se è... Vabbè, hai capito. Invece Chiara è liberissima di entrare, visto che lei ha il ruolo giusto. Ma ecco, spero che non sia il gatto stesso. Spero anch'io. Però fai queste prove qua, è l'unica cosa che posso dirti. E ho intorno a 20 euro che mi arriva venerdì, quindi dai. Sì, perché tu ci giochi effettivamente con mouse e tastiera, giusto? Qui ci sta avere un tappetino pro, diciamo. E abbasso un po' la musica. Leon, io sono di provincia di Verona. Dammi il mod. No, Sergio Tegoloni, se devi farmi sti scherzi, no. Mentre sono in live. Mi sta sul cazzo come cosa. Perché le persone che possono venire al canale live lo possono fare. Per cui, insomma, che mi sposti da un canale all'altro perché è scherzetto. Devo anche avvisarmi, mi sta un po' sui coglioni. Te lo rimetto, però non farlo mai più, grazie. Umbria. Oh, finalmente qualcun altro del sud. Madonna, siamo tutti del nord praticamente. Comunque, ecco, aranciata, dovrò aggiornarti un po' di cose. Era per goliardia. Sì, ma Dio Cristo, non mi dovete rompere il cazzo. Scherzo, chiaramente. Quasi 30 livelli in una settimana. Minchia. Io non ci ho mai giocato perché ho paura di prendermi male. Per cui meglio evitare, insomma. Allora. Ah, è vero. Ma tu non conti, diciamo. Tu sei un collega di Nintubers, che tra l'altro, vi ricordo, trovate il link nella descrizione per andare a seguire. Sì, beh, Umbria è sud. In confronto a Trentino, Lombardia e Veneto, sì, è sud, sotto il Po. Cioè, per me è sud quello. E non solo per me. Centro, sì, centro, sud, dai, insomma. Comunque, maggior parte delle persone qua sono venete, lombarde e trentine. Per cui, voglio dire, o friulane. Non so se hai detto la frase del fratello e figlio d'arte. No. Centro sud, vedi, mi dà ragione. Pezzi di merda.
Rip Sergio, assolutamente. Vabbè, ma io sono anche caposcenetto perché me lo sono meritato, non perché sono figlio e fratello d'arte. Beh, ma in realtà la questione di tuo padre c'entra relativamente col gruppo scena. A me non ne frega un cazzo. Neanche di Marco, senza offesa, però ti ho dato il gruppo scenette perché eri l'unico che poteva tenerle redini, altrimenti avrei scelto qualcun altro. Cioè, tu hai un umorismo per molti versi simili al mio, o comunque giusto per quel gruppo, per scrivere i copioni. Per 2-3 anni mi hai aiutato a scrivere i copioni, tutto quanto. Cioè, hai fatto la gavetta, no? Capito? Poi sei portato e sei bravo anche a recitare, per cui era tuo il ruolo di diritto. Io non faccio preferenze. A volte. Le faccio spesso, in realtà. A volte no. Dal poi in giù, no, okay. Allora, siamo veneti noi del trio perché abitiamo stravicini al Veneto, ma in realtà è Friuli. Solo che in questa parte parlano più veneto. Se più friulani, però non siete veneti. Vero Veneto, vai, vive in Veneto. Potta, stavo per dire a caso. Ciao. Sergio. Sergio Tegoloni. Dobbiamo parlare. Sergio, ti mando un messaggio in privato. No, no, fai bene ad essere preoccupato. Fai molto bene ad essere preoccupato. Io spero per te che non sia così. Anche perché metto poco a verificarlo, eh. No, ok. Ok, ho capito. Ho capito. No, no, ok, scusami, Sergio. No, ma ragazzi, se lo mio è vegano, Doug scrive così perché gli ho dato il permesso io, perché a volte gli parte il caps lock, io ho detto, ma sul mio canale scrivi pure il caps lock. No, no, Sergio, tranquillo, tranquillo, ho capito, quella registratività, dovevo farlo prima, effettivamente. L'ho pensato dopo. Sì, mi ha copiato, l'ho fatto anch'io quella roba lì. In realtà non è nulla di fantasioso. Aspetta che faccio una cosina però. Dov'è Fabrizio? Però mi ha fatto prendere un po' paura. Ok, ok. No, però anch'io effettivamente quando scrive in maiuscolo me lo immagino che è lì che urla sulla tastiera, tipo. Mi fa straridere come cosa. Perché l'immaginario è questo, il caps lock è urlato. Allora. Ah cazzo, anch'io avevo qua Final Fantasy 14 e non l'ho mai aperto. Adesso rispondo anche a Leon. Che imbecille che sei, Fabrizio. Guarda come ti vola via il mod da Discord. Porti gameplay, sì. E tendenzialmente sì. Prima appunto ho portato Final Fantasy. Ma cosa sto dicendo? Resident Evil. Final Fantasy. E Resident Evil e poi sto portando tutta la saga di Kingdom Hearts, siamo al DDD e al momento sto portando anche Persona 5. L'idea è quella di finirlo col primo palazzo perché è un gioco molto lungo, però Persona 5 Royal. Però io ho già giocato l'originale e voglio giocarmi veramente tutto il Royal e vorrei portarlo in live perché ho visto che sta venendo apprezzato molto e a me fa piacere perché è uno dei miei giochi preferiti. Per cui il problema è che Kingdom Hearts è anche quella una saga molto lunga e mi sto parlando avanti da ottobre. Per cui ecco. No, 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 ho visto che è colpa di Fabrizio. Però Fabrizio adesso li vedi i poteri mod?
Dove sono? Dove sei, Fabrizio? Fabrizio? Dio Cristo. Allora, guarda, guarda quanto è durato il mondo. Mezza giornata, dai, bravo. Quindi ecco, sto un po' pensando. Comunque di solito mando la programmazione sia inizio settimana su Instagram, spammatemi link per favore mod, sia su Discord. Su Discord a volte mi dimentico, per cui ti consiglio di seguirmi su Instagram. E ecco, insomma. Mi hai detto come infame, ora voglio un risarcimento. Ti ho chiesto scusa, che cazzo vuoi? Ho detto magari hai voluto farmi uno scherzo. Giusto tutto, ciao. Ciao Renzio. Resident Evil. Andiamo a Final Fantasy, io non ho giocato neanche uno, ragazzi, ho 14 impacchettato. Sì, voglio giocare a Resident Evil 14, un bel MMO online. Lo faccio vedere. Beh dai, almeno posso dire di averlo previsto. Hai ragione, Fabrizio. Bravo. Forse l'avevo spacchettato. Ah no, eccolo qua. Come vedete è ancora sigillato. E rimarrà così finché non lo giocherò. E non è l'unico gioco che ha fatto quella fine. Sono un idiota. Giochiamo a Scribble tutti insieme. Guarda, io ho finito il Just Chatting, vado a mangiare. Resident Evil 14, mashup, incredibile. Dai che magari qualche sessione ce la facciamo. Se ti va, sì, ma tu capisci. Adesso vi dico quando l'ho preso, aspettate. Vabbè, teniamolo qua, è più comodo. Allora, Amazon. Amazon. Resi e Odin. No, giusto. Final. Io questo gioco ce l'ho lì impacchettato. Vediamo se c'è data di ordine. Vabbè, io l'ho ordinato quel gioco e mi è arrivato in tempo uno o due giorni, perché comunque era con Prime. Il 3 maggio 2018. È lì da due anni, praticamente. Per cui ecco, insomma, per capire. Ciao Leon, grazie mille di essere passato. Ti aspetto domenica per un Just Chatting. If you want. No, domani pomeriggio è un Kingdom Hearts invece, cazzata. 3:30, se vuoi. Se no, Bisp. Ciao Muro. Ma c'è un aggiornamento per la C. Ah, sì, ho visto un sacco di roba, tra l'altro, aggiungono. E Resident Evil, dai che magari ok. Quindi ecco, insomma, non so quante sessioni di Final Fantasy 14 mi farò. Tra l'altro l'avevo preso a tipo 10 euro, per cui non male. Per il momento è così. E ok, ma non ce ne frega un cazzo. Zanna tesoro mio, io ti voglio bene, ma se non te ne frega un cazzo, vedi? Praticamente ti faccio vedere un trick. Guarda cosa puoi fare. È una cosa molto incredibile, Zanna, guarda attentamente, perché è importante. Devi capirlo cosa devi fare se non ti piace quello che vedi, ok? Questa cosa l'ho presa dal Moccia, ma perché ha ragione? Dario, hai stra ragione a fare questa cosa qua. Guarda, ti faccio vedere. Lui non l'ha mai fatto però questa cosa qua, credo, non lo so. Guarda. E la porta. C'è una porta finestra come la mia, o comunque degli scuri, guarda, apri anche gli scuri, ok? Ok, ho aperto gli scuri. Magari, visto che è sera, ti metti anche qualcosina addosso, non lo so. Beh, vorrei mai ti prendessi su qualcosa. Ti metti un bel cappottino, invernale, così. Ok? Sei? Perfetto. E te ne vai fuori dal cazzo. Te lo faccio rivedere. Cappottino. Ok?
e tira quello che ha, insomma, un po' caldo. Apri la porta e fuori dal cazzo. Hai capito? Molto bene. Mi regali, neanche io ho mai giocato a nessun Final Fantasy. Poi faccio un giveaway. Beh, adesso non spedisco nulla con la storia del coronavirus, è un casino. Non voglio sapere cosa avresti scritto a Sergio. Dopo te lo dico. È una minaccia molto simile a quella che ho fatto te oggi, non ti preoccupare. Ciao Mario Doccia. Niente sessioni di Final Fantasy 14? Guarda, al momento no, anche perché ho appena preso anche Iceborne su Monster Hunter, per cui mi sa di no. Bello il capotto, molto carino Carlo, molto carino. F-Fucky, no, non si può uscire. Eh no, è vero. Entro tot metri, poi. Trench, no, non è un trench, è un cappotto a tre quarti. Mascherina, ma vabbè, ero sul balcone, non è che devo mettermi la mascherina sul balcone, Dio Cristo. I guanti, rispettoso. Oh, sei tu che devi andare fuori dal cazzo e metterti i guanti e mascherina. Poi parlavo di una situazione normale. Che fresca sei, paghi con quel cappotto. Ma a me piace molto quel cappotto lì. Infatti è da anni che prendo, quando devo cambiarlo lo prendo più simile a quello precedente. Ma Final Fantasy 14, ripeto, da 2 anni, ok? Non me ne frega un cazzo per il momento. Quindi ecco. Che altro c'era da dire? Brand scarpe preferito, nere che costino poco, ma che siano resistenti. D'inverno tendenzialmente mi compro degli anfibi, perché mi durano tutto l'inverno perlomeno, e ho anche un po' di quello dopo. Wait, why you? Bello sto gioco. Fotopiedi? No, non credo. Nanna? No, devo mangiare. Leggo un sacco i capotti, Fabio Lorbo. Ma anche a me non mi sono mai piaciuti i napapiri, quelle giacche un po' strane, bomber, quelle robe. Scarpe antinfortunistiche, esatto. Posso prenderci a calci sassi e non farmi nulla. Meglio di così. Doccio, ovviamente. Quanto scritto in chat. Bello che potevo accorgermene subito. Fabrizio! Fabrizio! Cioè, ha messo un sacco di delay fra chat e live. Non lo so. Perché io ho messo la latenza proprio minimo possibile. Però penso che dipenderà dalla connessione. Ma definisci un sacco. Mi sbanni, ma non ti ho bannato, ti ho semplicemente buttato fuori. Mi sbanni? Mi sbanni? Dopo ti rinvito. Mi sbanni? Mi sbanni? Mi sbanni? Cazzo è? Mi sbanni? Mi sbanni? Mi sbanni? Dopo ti rinvito. Poi non so se l'invito da qua funziona, magari non ti funziona. Prova. Quindi ecco ragazzi. Dio Cristo. Ah, che storia. Vedi, sei già rientrato, che cazzo vuoi? Allora. Comunque ecco, più di 15 secondi da quando scrivo, quando ti arriva di sicuro. Qualcuno mi diceva sui 5-6, qualcuno sui 10. Qualcuno li aveva cronometrati 8, per cui dipende, dipende probabilmente dalla connessione, da Twitch, da un sacco di roba. Io ho messo la latenza minima possibile, per cui io di così non posso fare, purtroppo. Persona 5 lo sto giocando in live. Tra l'altro devo pubblicare tutti i vari video sul
sul canale di scarica. È che non voglio fare le miniature e tutto, perché probabilmente li butterò su così e basta. Mi sono rotto il cazzo. Magari sono io. Beh, ma se Fabrizio ne ha contati 25, sicuramente. Favorisimo. Sì, abbastanza. Specie perché dovrebbe toglierla e cambiarla subito, altrimenti viene bannata. E detto questo, stavo dicendo, no, ma secondo me è proprio una questione di connessioni, più che di Twitch. Persona 5 lo sto portando in live e sto capendo come, quando portarlo, perché lo sto portando almeno una volta alla settimana e volevo portarlo fino alla fine del primo palazzo e poi basta, perché è molto lungo, aranciata, come sai bene. Comunque ho preso il Royale anch'io alla fine, cioè ho ceduto. Vado gazzata. E quindi, però vedo che vi sta piacendo molto e vorrei portarlo completo a questo punto. Vorrei andare avanti finché non vi rompete il cazzo, perlomeno. Anche se secondo me, se vi piace, è difficile che vi rompiate il cazzo. E di conseguenza sto cercando di capire cosa fare. Avevo fatto un sondaggio sul gruppo Telegram, finito in un pareggio colpesco pazzesco, e nonostante ci fossero tre scelte, tra l'altro, ed erano fare due live a settimana di Persona e una più lunga di Kingdom Hearts, che tanto ormai siamo verso la fine, lo finiamo più tardi, però vabbè. L'altra idea era il contrario, cioè mantenere come adesso una di Persona e due di Kingdom Hearts, oppure fare due live di Persona e due di Kingdom Hearts, capendo come, perché prima o poi dovrò tornare a lavorare, per cui non è che posso stare ogni sera in live, perché ho una vita sociale io, ragazzi, pochina, ma vorrei mantenerla. Vorrei tenermi quei pochi amici che ho, sennò che cazzo invito maratona, ragazzi, è un problema. Comunque sì, per la latenza può essere Twitch, può essere la vostra connessione, può essere tutto. Tra l'altro ci hanno limitato un po' la connessione, per cui, visto il problema che c'è adesso, per cui può essere anche questo, ragazzi, può essere anche il periodo. Il problema di Kinyaka può essere permaciclato. Che senso? Sempre arrabbiato? Magari sì, anche, cioè, c'è la gente sempre incazzata. Effettivamente, Paki mi disp, per cosa? Non ho capito. Vabbè, Fabrizio sta andando sempre più fuori di testa, comunque. Sempre peggio, ragazzi, sempre peggio. E ho capito anche qual è. Ah, oh, azzeccato. Ho cambiato immagine, ho visto. Viva la Sicilia. Ok. Fabri che succe. Niente, scherzava, come? Bentornato. Sergio mi sta bullizzando. Fa bene, no, mi dissocio ovviamente. Sta solo facendo il suo dovere da moderatore. Sta spiegando, a un certo punto fa: basta ragazzi, mi sto deprimendo, interrogo a caso. Bene. Io non capisco. Fabiana, cambia, non ti smuto. Fabiana, cambiati. Stare a casa mi dà veramente meno voglia di fare. Sì, è normale. È normale, tra l'altro io sono uno che farebbe veramente un cazzo. E infatti sono veramente contento / fortunato di aver iniziato Twitch e ad aver iniziato il corso, perché mi sta tenendo veramente tanto impegnato. Se no penso che le giornate le passerei veramente stravaccato lì, guardare serie TV, anime, cose così e basta. Mentre grazie a Twitch comunque sto facendo le live ogni giorno, che di pomeriggio o di sera. Ci sentiamo molto spesso su Discord. Comunque beh, poi ci sono anche le questioni videochiamate, eccetera eccetera. Io sono in quarantena da 2 anni. In che senso? Attenzione alle 9, che palle. Che classe fai? Che scuola sei, Leon? Se posso chiederti, così per curiosità. Sondaggio statistico. Quindi ecco, cioè, questa cosa di Twitch mi tiene veramente attivo e allo stesso tempo mi fa cazzeggiare. Da quando sono a casa non ho mai voglia di parlare. No, non sei solo tu, tranquilla.
Faresti quello che faccio io solo che gioco a Final Fantasy 14 e tu no. Giocherai Monster Hunter. Anzi, chissà. Sono stato uno che usciva, adesso che sono bloccato qui nel mio quartiere uscire mi stufa. Ma perché se non è un cazzo da fare, anch'io, cioè, è inutile che esco. Io, ragazzi, era un periodo che uscivo non ogni sera, però quasi, per andare a bere qualcosina, ma anche due ore, un'ora dopo le live, quindi comunque i miei buoni propositi di andare a letto presto andavano a puttane. Una superiore, ok. E di conseguenza, che vedeva spesso i suoi amici, comunque, anche sia nella sera che nel weekend. E a me di uscire non me ne frega nulla. Cioè, potevo andare dove volete, possiamo andare anche nel parchetto qua fuori. Però mi serve la compagnia giusta. E ma infatti, molte volte si stava anche a casa di qualcuno. Non è un problema uscire in sé, un problema è per me non vedere le persone. E però è un problema che io ho già affrontato in passato. E quindi, diciamo, ho una sorta di allenamento, tra virgolette. E di conseguenza, cioè, di uscire a me non me ne può fregare di meno, ragazzi. Interessa vedere le persone a cui voglio. Non sono un festaiolo. Cioè, sì, un festaiolo, sì, poi dipende anche lì dalle feste. Nel senso, se sono feste tra noi gruppo di amici, nel campo di Henry, quello, il ragazzo, il mio amico che è venuto a fine maratona l'altra volta, eccetera, eccetera, ci sta, se no è lo stesso, ragazzi. Queste fanno cagare. E dipende tutto dalla compagnia. Adesso leggo un po' di messaggi. Quindi, cioè, io me la sto passando veramente bene in confronto a tanti altri. Però è normale non aver voglia di far nulla, aver voglia di parlare. Ne sento tantissimi. Infatti io mi ritengo veramente fortunato ad avere questa mentalità, ad avere un po' un minimo di allenamento, come dicevo. Ed avere questo hobby, perché alla fine è un hobby, ragazzi. Per me. Volevo anche due verifiche su una per barare, devo utilizzare il portatile. L'importante è riuscirci. No, bisogna barare, ragazzi. Non cambiato, non so più quello delle volte. Ti sei imborghesito, pacchi fake. Sei imborghesito, Fabrizio. Andiamo a verificare storie con House Party. Cos'è House Party? Anch'io alle 9, facciamo una sombra di un fiamma. Ok. Ho approccio di diritto alle 8 oggi. Bene. Ok, ci mando, va bene. E fortunato aver trovato il personaggio. Tantissimo, sì. Sto parlando in generale, su disco a voce ne parlo meglio, non mi va di scrivere. No, ma hai ragione. Mancherebbe. Cazzo, ne so come fanno. Io quando mi sveglio alle 10 non capisco un cazzo, penso alle 8. Lascia stare. Io sono mega notturno. Infatti ho, cioè, tempo 2 giorni e ho ripreso i miei orari. Sembra la chat di Ciccio. Devi stare calmo, Zanna. Ti ho già fatto vedere cosa dovevi andare. Se non ti piace. Io tempo 2 giorni ho ripreso subito i miei orari notturni. Vieni su Discord a parlare. Non ne ho voglia in questo momento. Anche perché ho paura della tua soundboard. Cioè, dopo fine live, sì. Però sulle verifiche mi prendo voti migliori. Chissà perché. Perché copi o perché stai studiando di più? Il borghesito termine per me, ma è vecchio. Cioè, non lo uso solo io. Poi vado a giocare a un gioco che penso che tu sempre. Non sarà mica Monster Hunter? GTA 5? Minecraft? Allora, basta te per stasera. No, è anche così. Era il naso, ragazzi, perché... Faccio insieme ad amici. Vabbè, l'importante è imparare qualcosa, ragazzi. O comunque arriverà l'anno prossimo. Vado a giocare a Monster Carf 5. Bello. Quanto fa cacare Valorant? Io non ci ho giocato. Non sono neanche così interessato, ti dirò la verità. Perché sì, mi piacciono gli sparatutto, ma non così tanto. Infatti lo vedete da quello che porto. Per cui non mi so. Ho provato 10 minuti a droppare una key per venderla o regalarla. Quindi capisci quanto mi interessi. Quando uscirà il gioco lo proverò. Minecraft? No. Però non l'ho neanche guardato perché appunto non mi interessa. Boh, non mi interessa una sega. Ma come? È stato mutato anche testicolo tonante? Ma dai! Cazzo sta succedendo in sto gruppo? Anche Chiara si mette a spammare, molto bene. Ma il mio gruppo è diventato un gruppo di sfogo. Fede, per favore.
Io ho capito che la tua ragazza è qua con te. Va bene questa cosa. Sei un moderatore. Ti ricordo. Quindi, se non vuoi che te lo cavi, bravo. Troppa solo dopo 2 ore. Che cazzo di voglia. Mi aspetto il gioco, non ho fretta. Assolutamente. Comunque, ecco ragazzi, io stavo pensando. Anzi, ne parliamo adesso. Ah, Fede, mi puoi smutare la gente che è mutata nel gruppo Telegram, per favore? Se no lo faccio io dopo, tranquillo. E Fabrizio, fra poco ci lasci. Ma cosa stai dicendo, Zan? Credo le lascia stare Zannan deficiente anche lui, come tutti noi in realtà. Che stai dicendo? Zannan, devi stare tranquillo, te l'ho detto 1000 volte, devi stare calmo, altrimenti voli fuori davvero. Allora, ragazzi. Esatto, intanto ti calmi. Bravo, Critali, rispondigli a tono. Io vi voglio porre un quesito. Un quesito annoso. Sto pensando, da dopo la fine di Kingdom Hearts, di cambiare modo di fare le live, ok? Di fare questo esperimento. Ditemi intanto, beh, faccio un sondaggio e ve lo lancio in faccia dopo. Voglio un primo nuovo sondaggio. Nuova programmazione. Così ho un responso veloce. E dicevo, voglio cambiare, non voglio più fare serie. Ma poi non ho scritto intanto ti cambio, ho scritto una cagata delle mie. No, vabbè, ma lascia stare. In che senso smutare? Tipo, vabbè, faccio io dopo, non ti preoccupare, Fede. Zanna, madonna. Dai, molto a te Zanna per 5 minuti. Dicevo, voglio cambiare approccio. Voglio provare questa cosa, cioè di tenere le, perché comunque ricomincerò a lavorare prima o poi, quindi tenere le 4/5 serate. Vedremo quello che sarà. Grazie Sergio. Ma non fare più le serie, quindi portare diversi giochi. O magari tenere una serata tematica e le altre, boh, non lo so. Non lo so, vediamo. Perché? Perché ragazzi, giocando a Persona 5 in questo periodo, io mi sono reso conto che cazzo, in queste 2 settimane ho giocato a Persona 3 volte e invece vorrei giocarlo tutti i giorni. Ed è quello che succede quando esce un gioco nuovo. Quindi io vorrei portare più giochi nuovi più spesso. Cioè, quando inizio un gioco, farlo tutto finché non si finisce, ok? Poi passare al prossimo. Senza fare, quindi, serie, sì, però sempre la stessa roba, capito? Quindi magari cambiare le live. E a me le live già piacciono un casino, anche a me. Quindi appunto ci stavo arrivando. Però non fare solo tipo 4 giorni alla settimana, 4 live di Persona 5, mettiamo caso. Ma fare 4 live, un po' Just Chatting e un po' Persona 5. Quindi partire con un'oretta di Just Chatting e, o concludere con l'oretta di Just Chatting magari dopo la live. E secondo me partire è meglio, però vediamo. E poi dopo un po', se esce un discorso interessante, magari si continua e fanculo anche il gioco, si fa il giorno dopo. Se no dopo un po' si fa, oh ragazzi dai, iniziamo Persona 5 e via, per dirne uno. Esatto, ho fatto una 24 ore in Just Chatting praticamente tutta, se non 5 minuti su Animal Crossing. Fantastico. Però anche a me piacciono molto. Quindi io vi lancio il sondaggio. Vi può piacere come idea questa nuova programmazione? Ripeto che si parla di quando finirà Kingdom Hearts. Poi è chiaro che è un esperimento. Se non funziona, si torna come si andava prima. Non è che firmo un contratto, non è che è scolpito nella pietra questa cosa qua. E quindi ecco, votate, fatemi sapere. Votate nel sondaggio, così lo vedo, senza scrivere sì, no, in chat. Eccolo qua. Rizio. E come fa Gravier? Lui fa 30 minuti di Just Chatting e poi inizia il gioco in questo. Non so chi sia Gravier, però è interessante. Vabbè, lascia stare Fabrizio, dai.
Che giochi porterai? Questo è tutto da vedere. Giochi nuovi, magari qualche gioco vecchio, vediamo, poi... Però ecco, molto più libera la cosa. E molto più tranquilla. Giocare qualcosa insieme ai tuoi bellissimi follower. C'era l'idea tempo fa, poi non ho trovato nessun gioco da fare. Prima o poi si può fare. Però devo trovare un gioco che non mi rompa il cazzo subito. Perché giochi come Minecraft, giochi come multiplayer, io purtroppo ho il difetto che mi rompo le palle dopo poco. Adesso mi sono preso abbastanza bene con Monster Hunter e vediamo quando mi stuferò. E tra l'altro sto giocando praticamente da solo, se non qualche volta quando qualcuno viene ad aiutarmi. E però non lo porto in live perché sto aspettando di prendere la scheda video, che purtroppo ho dovuto rimandare indietro. Ho misclicato mentre c'era il sondaggio F, messaggio di Fabiana. Ah, ho capito, scusa. Vabbè, tranquilli. Penso che altri simili la fanno prima la chatting, però dura tipo mezz'ora max, poi Genshin. Sì, vediamo. Sì, poi ci sono tantissimi giochi vecchi anche. Dove lo giochi? Su PC? Su PC, Carlo. Poi si vede, cioè non è, ripeto, non è una cosa che succederebbe nell'immediato. Ok, ha vinto il sì con 100% dei voti. Beh, sono contento. Fa molto piacere. Avete votato la metà, per cui dai. E bene, 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 bene Carlo, bene. E ok. Può essere interessante, poi più... Però appunto si parla di quando... Quando finirò Kingdom Hearts, perché Kingdom Hearts devo finirlo, ragazzi. E mi sono preso questo impegno, lo voglio portare a termine, perché ci tengo a portarlo a termine. E Fabrizio, non me ne frega nulla. Scheda video hai preso? Quale hai preso? Devo ancora prenderla in realtà, perché avevo preso una scheda video che purtroppo per il mio computer non andava bene. Io non me ne intendo di sta roba qua, quindi avevo chiesto anche a mio amico si era dimenticato di un piccolissimo dettaglio che mi ha fatto lui il computer praticamente. Si era dimenticato un dettaglio del mio alimentatore, quindi mi ha suggerito purtroppo una scheda video che non era compatibile con l'alimentatore del computer. Ora, io non ho grandi pretese per il mio computer, non lo uso così tanto. Non lo uso con giochi incredibili. Di conseguenza ho rimandato indietro la scheda video ieri tipo. E il mio amico mi fa sapere in sti giorni che scheda video prendere. Non ho fretta tra l'altro. Ah, è perché sto muovendo il tavolo col piede. Quindi ho detto, ma che cazzo è quella roba dietro che si muove? La regina si muove da sola? Invece no. Porca troia. Call of Cthulhu. Quello sì. Cioè, l'unica cosa tematica che potrebbe rimanere potrebbe essere la serata horror, per dire. Quella ci sta sempre. Ho giocato tipo un'ora. A me piace molto, ti dirò la verità. Non so più scrivere, lascia stare, non so più parlare. Ma che dormo che domani mi alzo a svegliare alle 8. Tranquillo, Fede, adesso comunque tra poco chiudiamo, anche perché io devo ancora mangiare, ripeto. E ho mega sonno, che stanotte non ho... Buonanotte, caro, ci sentiamo domani. Disturbo, ma quante gare di GTA mi hai detto che... Ah, ci mando, ok. Sì, ti prego, tieni i giochi horror. No, ma mi sta piacendo molto questo primo approccio, diciamo, quindi vorrei tenerlo. In tutto questo stasera ho iniziato il nono rewatch. Mi piace proprio, poi metti Ormander, ma qualcos'altro non vorresti provarlo? Non leggi il mio messaggio, ho dato anche 100 bagigi. Perché mi hai scritto la solita cazzata, potessi giocare a Final Fantasy 14. Quindi l'ho ignorato. Ok. E basta, direi. Sono tornato più forte del prima. Non credo. Ragazzi, facciamo un raidino a qualcuno. Che non è male. Vediamo chi c'è. Così io vado a mangiare. Mi ha fatto 3 orette di live abbondanti. Per cui vediamo. Sono tornato più forte del prima. Stai zitto. 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 Alla fine hai detto comunque, sì. Mi hai fregato, Carlo, mi hai fregato. Ed io? Nice! Pa, che giochi a Final Fantasy 14? Lo metterò tra le parole bannate nel gruppo Telegram. Vediamo. Vediamo. Qua sotto ci sono io e non mi voglio vedere. Però non c'è mai un cazzo di nessuno. È incredibile, ragazzi. Io vorrei rimandarmi dal maestro Gustavo Lapotta. Ok,
che non ho voglia di mettermi qua a fare tutta la scenetta, sei degno, così non ho veramente voglia in questo momento. Perché i russi hanno 7 spettatori? Raga, capiamo. No, vabbè, sono sempre loro. Allora, vediamo. Ehi, ma questo sono io. E... capiamo. Dai, facciamo lo sketch. Che è il ride? Praticamente il ride è quando finisce una live e io scrivo un comando in chat e fondamentalmente si verifica questa cosa in cui la chat si sposta in automatico sull'altro canale. È un modo per far conoscere nuovi canali fondamentalmente, o per far stronzate non bannabili chiaramente. Solo a me rilassarmi mentre ansia. Road to 75, vediamo lui, vediamoli se urla mamma. No, non ci voglio ridare il ruscio, voglio ridare qualcuno in just chatting. Ma questa TV Smithy, benvenuto anche a te. Come va? Va veramente bene. Sei un po' in una situazione complicata. Beh, è difficile. No, c'è solo Folbrick. Coglioni di Madonna. Che palle. Andiamo dal re. Sì, andiamo dal re, ragazzi. Vero re di Twitch. Ride. Tanto Fabrizio non può scrivere, per cui... Signori, io vi ringrazio tantissimo per la compagnia. Vi ricordo che ci vediamo domani alle 15.30 con Kingdom Hearts. Andiamo avanti. 3D. E niente. Fate i bravi da Gustavo. Mi raccomando, ragazzi, ci tengo, signor Lapotta. E buona serata.